C'è il nostro sistema. Gianna, prego, a te la parola. A me la parola. Bene, anzitutto buongiorno a tutti. Sono molto contenta di essere qui per questa occasione di discussione. Ringrazio anzitutto gli organizzatori del convegno, il professor Francesco Bonini, rettore della Università LUMSA, il professor Parlato, presidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, e infine il professor Andrea Ungari della LUISS che ci ha coordinati nella fase organizzativa. È un'occasione di discussione che vuole essere sull'assetto complessivo del nostro sistema politico-costituzionale a partire dai suoi inizi. A me che tocca iniziare sulla
a parlare dello Statuto Albertino, insomma, sarà un po' più complicato fare avanzare delle proposte di riforma o di assestamento negli istituti fondamentali e nei rapporti tra di essi del nostro sistema politico costituzionale, ma sarà importante tuttavia nel guardare al passato, oltre che come dire, parlare delle continuità e delle discontinuità con la nostra carta repubblicana, cosa di cui ho visto, insomma, si occuperà, mi sembra, il professor Ciaurro. Per me, io credo che sia importante, almeno ho ritenuto mio compito, sottolineare più le discontinuità, però intese non in senso, diciamo così, politico e venemenziale, ma le discontinuità, i mutamenti strutturali che magari si sono prodotti. Ecco, questo potrebbe essere una cosa che riesco a realizzare. Anzitutto mi è stato chiesto di inquadrare lo statuto nel panorama del costituzionalismo ottocentesco. Lo statuto albertino in realtà, a mio avviso, non può assolutamente essere considerato come una carta costituzionale, diciamo così, a sé stante, frutto di un percorso specifico e isolato del Regno di Sardegna. E piuttosto, tra l'altro, frutto specifico che poi sarà decisionisticamente eretto a carta costituzionale, carta fondamentale della costituendo il Regno d'Italia nel corso del biennio 1859-1861. Lo statuto fu piuttosto, come molte altre però carte costituzionali ottocentesche, finalizzata all'introduzione nel Regno Sardo di un governo monarchico rappresentativo, come si dice nell'articolo 2 dello Statuto, e dicevo non lo si può scindere dal panorama europeo, perché la forma di governo introdotta dallo Statuto, la monarchia costituzionale, fu diciamo così la forma di governo che ebbe nel corso del lungo Ottocento il suo periodo d'oro e il suo vivaio per eccellenza, il suo luogo di sperimentazione per eccellenza. A mio avviso, lo Statuto Albertino non presenta grandi, come dire, particolarità rispetto alle restanti carte sottostanti alle monarchie costituzionali europee ottocentesche. Io non ho, come dire, mai intrapreso un'analisi, un confronto letterale, però devo dire lo stesso mi è balzato agli occhi come molte delle proposizioni dello Statuto si ritrovino tali e quali in quelle di tante altre carte costituzionali delle monarchie costituzionali ottocentesche. Io conosco meglio il caso tedesco, il caso austriaco, naturalmente io avevo avuto modo di avvicinare più volte il caso francese, e devo dire, per una comparazione, anche il caso belga, e devo dire che voglio dire, non ci voleva grande creatività a tirare fuori una carta costituzionale come lo Statuto. Le traduzioni dal francese sono quasi letterali, ma si ritrovano anche in molte altre carte costituzionali
che alcune che durarono come lo statuto, o meglio, che durarono sino alla prima guerra mondiale, e altre che invece furono sostituite da altre carte costituzionali dopo il fallimento del 48, ma comunque lo statuto nella sua lettera non presenta, a mio avviso, grandi specificità. Nel corso di questo intervento vorrei soffermarmi brevemente, naturalmente il tempo è poco per affrontare un argomento così vasto, mi soffermerò principalmente, andrò per tappe, anzitutto sul varo dello statuto. È significativo, insomma, su quella che è la sua identità, poi sul contenuto dello statuto e la distribuzione dei poteri, e infine vorrei toccare molto brevemente la questione della presunta specialità del caso italiano. Voi sapete che fino a 30-40 anni fa chi si avvicinava alla storia del Regno d'Italia, del Regno di Sardegna e poi del Regno d'Italia sotto lo Statuto Albertino per l'epoca liberale, parlava, distinguendola dal resto delle monarchie costituzionali, di monarchia parlamentare. Mi sono occupata tanti anni fa in un saggio, in effetti credo che la storiografia abbia fatto molto. La storiografia abbia fatto molto nel portare avanti questa linea che stabilisce evidentemente un ponte con la nostra storia repubblicana, un ponte su cui poi hanno continuato ad utilizzare anche molti storici del secolo scorso. Credo che negli ultimi 30-40 anni siano stati però fatti dei grandi passi avanti nel senso di riconsiderare la figura del re, di riconsiderare la figura del Presidente del Consiglio e il suo ruolo tra Parlamento e Governo, nel riconsiderare poi le effettive prestazioni del Parlamento italiano, che lo dico qui in anticipo, mi sembra ha seguito più o meno le stesse sorti che hanno seguito i parlamenti europei ottocenteschi, hanno subito le stesse critiche dell'onnipotenza parlamentare, soprattutto però intese, anche questo lo anticipo, come crisi, espressione di una crisi del parlamentarismo che probabilmente anche allora, alla fine dell'Ottocento, io credo, come oggi, le cui cause siano più da andare a ricercare nel sistema dei partiti, che allora era in via di affermazione, che oggi presenta non pochi problemi, ma credo che più che parlare di crisi della parlamentarismo o del Parlamento sia necessario guardare a quello che era il ruolo svolto allora dai partiti, che naturalmente era visto dai liberali come un ruolo che distruggeva l'unità del Parlamento, della rappresentanza nazionale, naturalmente figurata come unita. E oggi invece i partiti hanno rivelato, li abbiamo riconosciuti nella nostra Costituzione Repubblicana, ma non abbastanza, non li abbiamo regolati per niente, se non in qualche aspetto del finanziamento pubblico dei partiti, però ci sono indubbiamente dei problemi, a mio avviso, che stanno là incistati piuttosto che nella istituzione parlamentare di per sé, che poi però deve respingere le accuse di essere ormai un'istituzione superata e così via. Comunque lo statuto, quindi procederò anzitutto sul momento del varo dello statuto. Lo statuto albertino condivide con la quasi generalità delle costituzioni, soprattutto statal-nazionali, ottocentesche, il carattere di essere una costituzione, come diciamo noi, concessa,
imposta dall'alto, dal monarca, ha una origine questa che poi lasciò dei chiari segni in quella che era, poi, come dire, il carattere generale dello statuto e soprattutto la possibilità di strumentalizzazione della carta costituzionale, anche che talvolta andava oltre quella che era la sua lettera, come sappiamo, molto laconica, sintetica, fino a morire. Questa concessione regia, venne fatta, diciamo così, se guardiamo alla nostra penisola, in ritardo. Ma non è neanche questa una specificità. In ritardo si costituzionalizzò addirittura la monarchia prussiana, che pure aveva uno stato, diciamo così, relativamente giuridicizzato, un'organizzazione statale relativamente abbastanza progredita, insomma, nell'aspetto della sua giuridicizzazione. La transizione a uno stato costituzionale fu compiuta anche molto tardi dall'Austria, nella sua interezza come impero austriaco, anche se sappiamo che l'Ungheria, insomma, premeva in questo senso perlomeno sin dal 1825. Comunque, il primo momento di costituzionalizzazione dell'impero e della monarchia austriaca, in particolare quella che poi sarà l'Austria Cisleitania, che poi corrisponde più o meno a, diciamo così, i territori sono più o meno della Repubblica Austriaca del 1920 e quindi anche all'Austria di oggi. Quindi l'Italia si costituzionalizza tardi, ma come altre monarchie costituzionali ottocentesche. Nella costituzionalizzarsi, quello che viene detto, la carta, diciamo, più che il modello, nella storiografia di Hans Bolt, modello è mettere in evidenza il funzionamento, diciamo la carta costituzionale che viene maggiormente utilizzata è la carta costituzionale francese del giugno del 1814. Anche Martucci si è ha fatto una larga comparazione tra lo statuto e la costituzione francese. La cosa che però a me preme adesso sottolineare è che questa costituzione, dalla costituzione del 1814, in realtà prende una cosa fondamentale, un elemento fondamentale, quello che poi è passato alla storia come principio monarchico. Si è detto l'articolo 57 del Congresso di Vienna, sancì che tutti gli stati della Confederazione Germanica, in tutti questi stati il re restava il capo dello Stato, in quanto tale univa nella sua persona, radunava tutti e manteneva uniti tutti i poteri, tranne far partecipare nel loro esercizio a una rappresentanza, diciamo una rappresentanza di natura lì non ben definita, ma diciamo o per ceti o una rappresentanza popolare, comunque una rappresentanza politica del territorio. Questo concetto di principio monarchico in realtà lo si trova già nel preambolo della Costituzione francese del 1814.
un lavoro di ricostruzione che ha portato avanti con grande successo Volker Sellin, che non è sfuggito nemmeno a Luigi Lacquet quando ha scritto un saggio sulle costituzioni otriate, anzi lo richiama, ma Sellin ha avuto il merito di ricostruire il, come dire, anche tutto il, la riflessione con cui Luigi XVIII venne indotto per l'appunto ad attuare sempre sotto il, sotto questo concetto di mantenere la sovranità e poi di consentire a una rappresentanza del popolo la partecipazione all'esercizio di un potere, tra l'altro quello legislativo, mantenendo invece completamente a sé il potere esecutivo. Ecco, Sellin è stato quello che ha ricostruito, quindi che ha tolto praticamente il primato del principio monarchico, del principio monarchico alla esperienza prussiana, e lo ha retrodatato non solo all'articolo 57 dell'atto finale del congresso di Vienna, ma addirittura al preambolo della Costituzione francese del 1814. Da qui questo principio per cui il re è il capo dello Stato e in quanto tale mantiene la sovranità e riunisce in sé tutti i poteri, tranne far partecipare poi una rappresentanza del popolo all'esercizio, solo all'esercizio e solo di determinati poteri. Questo concetto noi praticamente lo ritroviamo quasi letteralmente. Lo ritroviamo quasi letteralmente nelle costituzioni, per esempio, della Germania meridionale, che sappiamo benissimo essere state varate prima che fosse stilato l'atto finale del congresso di Vienna. Quindi un punto a favore della interpretazione di Sellin. Lo troviamo praticamente pari pari all'interno delle costituzioni del Baden, del Württemberg, della Baviera, dell'Assia, del Granducato dell'Assia, quello che ha la capitale con Darmstadt. E questo principio da questa Costituzione francese del 1814 è poi entrato anche nello Statuto Albertino. Nello Statuto Albertino, in particolare siamo all'articolo 5 su cui ho visto anche che si soffermerà Gerardo Nicolosi. Quindi non mi soffermo oltre. Comunque, quindi il riconoscimento del monarca come capo dello Stato e la partecipazione invece del re alla legislazione con le due camere. Quindi anzitutto questo. Importante è anche però dire, riguardo al momento del varo dello statuto, che questo statuto, abbiamo approfondito un bel po' di anni fa ormai in un gruppo di ricerca che era stato messo su anche da Volker Sellin a Helsinki. Questo statuto risente anche però delle conseguenze di questo atto di imposizione dall'alto, che allo stesso tempo non si tratta naturalmente di un atto di buona fede per i monarchi. Così per lo statuto come per la generalità delle costituzioni concesse. All'epoca Helsinki ognuno ha visto il suo caso e ci siamo ritrovati tutti in questa analisi, per cui le costituzioni monarchico-costituzionali ottocentesche
Furono quasi tutte emanate su consiglio dei ceti dirigenti, non necessariamente i ministri, nei vari paesi europei, quasi tutte, a quasi tutti, alla concessione di queste costituzioni, quasi tutti i monarchi, divenuti costituzionali sulla loro base, si convinsero a dare queste costituzioni, spinte dalla convinzione che in questo modo, come dire, si sarebbe inglobata la rivoluzione nella monarchia, si sarebbe in questo modo modernizzata la monarchia e si sarebbe dato un maggiore grado di legittimazione alla monarchia, che diversamente avrebbe rischiato, proprio come forma di Stato, di essere travolta dalla rivoluzione. Questo carattere delle carte monarchico-costituzionali ottocentesche si ritrova perfettamente anche nello Statuto Albertino. Certo, laddove le carte costituzionali, le carte che sorreggono una o che prefigurano una monarchia costituzionale, laddove queste carte furono concesse dall'alto e non sottoposte a revisione da camere o costituenti, perché in questo periodo, insomma, ci sono anche molte costituenti, soprattutto a livello imperiale, che lavorano, ma anche statale, nazionale. Queste carte naturalmente rappresentano di solito il punto ultimo di uno sviluppo. Agli occhi dei monarchi che le concedono, volevano semplicemente, ecco, stabilire una nuova forma di governo, ma non addentrarsi nei rapporti tra, soprattutto tra le due istituzioni fondative di questa nuova forma di governo che si andava a sperimentare, la monarchia costituzionale, non entrare troppo, cioè, nei rapporti tra Parlamento da un lato, bicamerale, e monarca e il suo governo monarchico dall'altro, tentando quindi di contenere al massimo quelle che potevano essere le implicazioni della modernizzazione in senso monarchico costituzionale. Lo Statuto Albertino, non tutte le costituzioni come lo Statuto Albertino sono così parche di informazioni e povere di, diremmo così, di valori, a parte il paternalismo monarchico, no? Qui anche Carlo Alberto si lasciò andare nella concessione dello statuto. Altre costituzioni risentono maggiormente di una rivoluzione che magari si era svolta per le strade delle monarchie, e talvolta accolgono anche dei principi e valori che guardano oltre, lo statu quo. Lo statuto no, lo statuto, a mio avviso, venne concesso da Carlo Alberto come punto ultimo di uno sviluppo storico costituzionale, concessione massima, un po' come dirà in seguito l'Azeglio: vogliamo lo statuto, niente più dello statuto. Diverso invece, per esempio, il caso della Costituzione prussiana, dove per esempio soprattutto nella parte sui diritti sono enunciati molti principi che erano stati scritti sulle bandiere dei liberali più progressisti, ma anche non solo nella parte sui diritti, ma anche nella parte organica. Basti dire, quando si parlava della promessa di elettività per i consigli
per i consigli comunali, si prospettava questa nuova legge organica che avrebbe dovuto essere emanata in futuro, si prospettavano per esempio leggi di abolizione della schiavitù che riguardava allora ancora a metà del secolo in Prussia molti contadini, l'abolizione del fideicommesso, si prospettava una libertà di stampa che poi in effetti non verrà realizzata. Comunque, ecco, lo statuto, a differenza per esempio di questa Costituzione prussiana, che lasciava immaginare non solo una nuova forma di governo, ma anche una nuova società, seppure ipotecata alla legge futura, quindi a promesse contenute in Costituzione, lo statuto a mio parere è quasi del tutto privo di questa dimensione prospettica, di questo sguardo sul futuro che io ho sempre ritrovato, ma immagino tutti noi invece, nella nostra Costituzione repubblicana, dove anche lì ci sono molte riserve di legge, promesse di legge future che non a caso ancora oggi noi ci troviamo a volere attuare, perché convinti che questo ci porti ad un grado maggiore di sviluppo della nostra convivenza sociale e politica. Ecco, questo per quanto riguarda, diciamo così, il momento di... Scusa, se, Gianna, direi ancora una decina di minuti. Ah, ecco, sì. Direi che, come dire, questa caratteristica dello statuto di cui ho parlato prima... si riflette questa caratteristica dello statuto, per cui nonostante tutto bisognava mantenere unito il potere sovrano nella figura del monarca, la ritroviamo nella distribuzione dei poteri che disegna lo statuto. Anche qui, a mio avviso, assolutamente niente di particolare rispetto a tante altre monarchie costituzionali del tempo. Il re, capo dello Stato, l'articolo 5 dello Statuto, in quanto tale titolare esclusivo del potere esecutivo, è anche titolare di prerogative regie in materia di politica estera e militare. Tutti i monarchi costituzionali di questo periodo, vi cito solo il monarca prussiano, vi cito il monarca austriaco, anche l'imperatore dopo il 1867 all'interno della doppia monarchia, anche insomma l'imperatore tedesco non si chiama, si chiama presidio per il carattere federale dell'impero guglielmino, ma insomma questa pienezza di pienezza della sovranità del capo dello Stato nell'esercizio del potere esecutivo, nella titolarità anche del potere esecutivo, è caratteristica di tutti i monarchi di epoca costituzionale. Il monarca nomina i suoi ministri. Questa è una regola base della monarchia costituzionale. Li nomina e li licenzia. Non esiste, i ministri sono detti responsabili, ma questa responsabilità è da intendere o in senso eminentemente giuridico e più precisamente anche penale, non certo in senso politico. I ministri sono responsabili evidentemente verso chi ha il potere di nominarli e di licenziarli, non sono legati da un rapporto di fiducia o perlomeno da un rapporto di fiducia formalmente regolato, come noi lo ritroviamo nell'articolo 94 della nostra Costituzione. Non esiste in nessuna monarchia costituzionale una responsabilità di questo tipo.
Esiste naturalmente una sensibilità del monarca che i ministri da lui nominati e soprattutto il presidente del Consiglio siano in grado poi di agire in Parlamento, di utilizzare le Camere per il perseguimento del loro programma, come avveniva da sempre nella monarchia costituzionale anche inglese. Però ed è chiaro che in questo caso il re era indotto a si vedeva una inagibilità del suo governo, era maggiormente indotto a mutarne il presidente del Consiglio e i componenti. Quindi non esiste un rapporto di fiducia e questo riguarda, esiste casomai questo rapporto cosiddetto della doppia fiducia, ma nel senso che ho appena detto, non si tratta di una fiducia tale e quindi nemmeno di un rapporto di fiducia continuato. Cinque minuti ancora. Non esiste nello Statuto Albertino, sono nominati singoli ministri, non esiste una presidenza del Consiglio, che però poi si instaurerà a breve, non esiste un Consiglio dei Ministri. Anche queste sono caratteristiche di quasi tutte le carte su cui si fondano le monarchie costituzionali ottocentesche. La Costituzione del 1849, che era stata concessa da Francesco Giuseppe, prevede un presidente del Consiglio, prevede uno Staatsministerium, un Consiglio dei Ministri. Non c'è però un caso che lo stesso Francesco Giuseppe poi nel 1851 sospenderà la Costituzione che lui stesso aveva emanato, perché preferiva governare, preferiva un governo personale, non mediato quindi da un collegio ministeriale, e preferiva fidarsi del ministro che in quel momento, dei ministri o del ministro dei ministri che in quel momento gli servivano maggiormente. Anche qui verrà, come succede nel corso della storia costituzionale dell'Italia liberale, anche qui verranno fatti dei regolamenti, qui ma anche in Prussia, dei regolamenti per da un lato se promossi dalla parte del Presidente del Consiglio per assicurarsi l'influenza del Presidente sul Consiglio dei Ministri, o anche regolamenti fatti dall'imperatore nel caso di Francesco Giuseppe per limitare il potere dei ministri. Io adesso qui purtroppo devo chiudere, e direi che però questa analisi testuale potrebbe andare molto avanti. Io direi che a mio avviso anche il fatto che lo Statuto Albertino abbia dato vita a una monarchia costituzionale e non parlamentare è una asserzione che si può seguire anche a livello comparato se si va a vedere lo sviluppo storico costituzionale concreto di questa carta costituzionale e delle altre carte monarchico-costituzionali. In altre monarchie costituzionali o in imperi fondati su questa forma di governo si nota comunque anche qui si nota un rafforzamento del Parlamento, che è però il frutto, che è poi quello che fa parlare i liberali a mio avviso, di crisi del parlamentarismo. Si nota un rafforzamento del Parlamento che è anzitutto un rafforzarsi dei partiti organizzati di massa. Si parla quindi anche di una transizione in altri stati, di una quasi transizione dalla monarchia costituzionale al parlamentarismo, proprio come in Italia se ne è parlato, soprattutto per l'epoca giolittiana. Io direi però, questa transizione che per le altre monarchie costituzionali si dice chiaramente esserci stata solo
il più delle volte alla fine della prima guerra mondiale in Italia mancò questa cesura e lo Statuto Albertino sappiamo che sopravvisse ai tentativi di riforma di Giolitti, seguiti soprattutto all'introduzione del proporzionale, questo non significa, ecco, che la forma monarchico-costituzionale si fosse evoluta pacificamente a una forma parlamentare di governo. Scusate la sintesi, alla fine sono stata un po' tanto veloce, ma volevo anche rispettare, insomma, i suggerimenti del tempo. Grazie. Grazie molte Gianna. Professoressa Anna Gianna Manca, che insegna storia delle istituzioni politiche all'Università di Trento. Credo che sia molto importante adesso in questa fase, diciamo così, anche degli studi, ragionare per fasi costituenti, e quindi per produzioni parallele di costituzioni. Ed effettivamente tu facevi riferimento a questa fase che, diciamo così, inizia con la cosiddetta restaurazione e poi ha durate differenti. Si rispecchia nella ulteriore fase che tu citavi del primo dopoguerra, ma nel tempo intermedio c'è una linea che parte dal Giappone e arriva fino in Turchia, che in qualche modo riprende le lezioni della pratica costituzionale di queste carte e poi le consegna invece alla più matura riflessione post Seconda Guerra Mondiale. Quindi grazie per questa visione che appunto parte dal 14 e ha durate variabili. A proposito delle quali tu hai detto qualcosa in conclusione e credo la parte conclusiva soprattutto sarà ripresa da Fabrizio Rossi, che è un importante studioso, oltre che già funzionario delle nostre assemblee rappresentative, in concreto del Senato, è un importante studioso di storia delle istituzioni, per cui ha l'abilitazione e fra l'altro l'anno prossimo insegnerà anche in questa università storia contemporanea. Fabrizio Rossi interverrà sul tema il sistema della doppia fiducia nel rapporto Corona-Presidente del Consiglio. Prima di dargli la parola, volevo chiedere al già citato nostro amico e collega Gerardo Nicolosi se tu fossi disponibile ad uno switch, ad un cambio con Paolo Colombo, che ha alcuni impegni istituzionali, per cui dopo la conclusione della relazione di Fabrizio gli darei la parola, se tu puoi appunto differire di una mezz'oretta. Buongiorno, assolutamente sì, nessun problema. Grazie Gerardo. Fabrizio Rossi per 25-30 minuti. Grazie. Ora intanto ringrazio anch'io gli organizzatori, il professor Bonini, il professor Parlato, il professor Ungari, e vorrei iniziare proprio dal principio monarchico che ha messo in luce la professoressa Manca, perché dovendo io trattare la doppia fiducia, il principio monarchico, diciamo, è in relazione alla fiducia della corona. L'intervento della professoressa Manca è stato molto stimolante perché ha messo a fuoco lo sviluppo delle monarchie costituzionali tedesche, quindi il versante storico-politico tedesco. Partirei però da una specie di piccola provocazione, nel senso che per lungo tempo lo statuto è stato visto come una monarchia costituzionale. Mentre, come ricordava anche la professoressa Manca, negli ultimi anni si è sviluppata una storiografia che ha messo a fuoco non soltanto l'aspetto della monarchia costituzionale, usando poi un aggettivo che io ho sempre considerato un po' discutibile, cioè quella giunta di pura, il che lascia supporre una forma impura, e su questo torneremo. E quindi il principio monarchico
che verrebbe già installato nella Costituzione albertina. Recentemente invece si è dato più importanza ad alcuni articoli rispetto ad altri. L'articolo 2, governo monarchico rappresentativo. L'articolo 67, i ministri sono responsabili, punto. Verso chi? Quindi responsabilità penale, civile, ma nella storia italiana, dal 48 in poi, anche politica. E qui, anzi, qual è l'aspetto che deve essere messo a punto, tenendo insieme principio monarchico e principio rappresentativo? Che nella stragrande maggioranza dei casi, fino a qualche anno fa, ma anche oggi, noi sentiamo dire che c'è stata l'evoluzione. Cioè la monarchia si è evoluta, lo richiamava anche la professoressa Manca, no? Ma la, diciamo, dottrina costituzionalistica coeva e successiva ha sancito che c'è stata un'evoluzione. Lo ha detto a chiare lettere. Anzi, io qui getto un sasso nello stagno. Si è detto che questa evoluzione partiva da. E qui è come un po' l'araba fenice, perché che vi sia, ciascuno lo dice, da dove parta nessuno lo sa. Perché dal 52 fino al 19 c'è un numeroso elenco di date di dies a quo. C'è il 55, c'è il 60, c'è il 69, c'è il 76, c'è l'82, c'è il 901, c'è il 912 e poi si dice c'è il 19 che fa qualcos'altro e invece non fa qualcos'altro. Perché il re, ancora sappiamo, che quando fa la crisi da lui direttamente provocata, nessuno osa dire che non la può fare e infatti la farà fino al 22. E allora qui io parto da Rosario Romeo, che è uno dei più insigni storici del nostro Risorgimento, il quale dice: la dottrina coeva costituzionalistica dominante dice che il rapporto fiduciario parte già dal 48, quando cade il governo Balbo. Tra l'altro cade su un aspetto non di poco conto, perché viene bocciato quando si schiera contro la sopravvivenza del governo provvisorio milanese in attesa della mitica convocazione dell'Assemblea Costituente, perché non ci dimentichiamo che l'Assemblea Costituente c'era già in una legge del 48, che poi non si realizzò per tanti motivi, sappiamo principalmente quelli della guerra. E che cosa dice ancora Romeo? Che anche il doppio scioglimento del 49, lungi dall'essere un colpo di Stato, conferma che il Ministero può restare al potere solo a condizione di godere della fiducia della maggioranza della Camera. Quindi qui non solo non c'è soltanto il principio monarchico, ma si dice che c'è il principio fiduciario ab initio. Quindi quello che si è in questi ultimi anni messo a punto è piuttosto un altro versante. Cioè si è detto non c'è soltanto il rapporto fiduciario, ma c'è ancora e conta molto il re. E questo chi lo dice? Lo dicono Racioppi e Brunelli, i più grandi commentatori dello Statuto. Lo dice Orlando, il maestro del diritto pubblico italiano. E dove si va però poi a parare? Perché poi qui le carte costituzionali sono un punto, ma la prassi è un'altra. Allora dove si va a parare? Ci sono due aspetti procedurali che mettono in luce all'inizio della storia unitaria, ma anche prima, che cosa? Una simmetria procedurale tra corona e Parlamento. E qui andiamo nei fatti, cioè andiamo nel concreto. Qual è questa simmetria procedurale? Che la nomina del re sono due asimmetrie. Una riguarda quando c'è il nuovo governo, una riguarda quando cambiano i soggetti da cui il governo dipende, cioè la corona e il Parlamento. Allora, quando cambia il governo, che succede? Che è il re che nomina, e lo dice, nomina e revoca. Ma c'è la fiducia preventiva? Non c'è. C'è il classico riferimento al fair trial,
cioè al sincero esperimento o giusto esperimento della monarchia britannica, che nella matrice originaria è una doppia fiducia. Cambierà dal 1835 in poi. Allora, questo aspetto qui è fondamentale, perché dice: quando è che ci sarà la fiducia iniziale? Ci sarà nel 1906 con Giolitti, ma fino allora non c'era. C'erano altre procedure sulle interpellanze, a volte si faceva, a volte non si faceva, ma non era una convenzione costituzionale, perché dal 1906 in poi, fino al 22, con Mussolini, c'è la fiducia iniziale. Quindi questa ti dice già nel concreto come funzionano le procedure. L'altra procedura qual è? Quando viene a mancare il re o la Camera, cioè il nuovo re e la nuova Camera. E lì come funziona? Quando c'è il nuovo re, il governo si dimette, perché non l'ha nominato lui, si dimette. Diventeranno dimissioni di cortesia nel 78 e nel 900, a parte nel 49 non fu di cortesia perché venne cambiato il Presidente del Consiglio. Però questa è la tradizione di cortesia che è ereditata dalla Repubblica Italiana, tra l'altro, no? Quindi questo cosa significa? Che quando manca il re, cioè viene un nuovo re, io mi dimetto perché dipendo da lui. Quando la Camera è eletta, che succede? Il governo non si dimette. Continua. E quindi vuol dire che conta di meno. Quando è che cambia pure questa procedura? Nel 1909. Ma non si dimette lo stesso il governo, ma c'è la procedura, anche qui diventerà convenzione costituzionale, di chiedere un nuovo voto di fiducia. Quindi diciamo che questa simmetria si corregge a inizio secolo, senza però alterare la doppia fiducia, perché questo non c'entra nulla col fatto che il re continui ad avere il potere di mandare a casa direttamente i governi. E qui veniamo a un altro discorso importantissimo, no? Allora, questa monarchia costituzionale pura, perché si mette pura? Perché ci cerca di spiegare perché non ci sia soltanto il re, cioè deve essere qualche altra cosa a far funzionare il sistema. E io ritengo che questo fosse anche, come dire, la riflessione sul fatto che la Camera contasse. Quindi, paradossalmente, la doppia fiducia, che è in vigore da subito, secondo Orlando, in Italia, non è un fatto italiano, è un fatto europeo. Perché dove sta questa doppia fiducia? Sta già nel 1814, perché la carta dice quello, ma la prassi dice un'altra cosa. Gli ultras mandano a casa i governi con i voti di fiducia. Non sono, diciamo, convenzioni, ma sono fatti. E quando ci sono i fatti, uno deve prenderne atto. E questo modello del 14 e poi del 30, in Francia dove arriva? Arriva fino al 48, quindi tutta la prima metà la Francia ha una doppia fiducia. Ce l'ha l'Italia, ce l'ha il Belgio, qui si può discutere, ma ce l'ha anche il Belgio, Orban lo dice. Poi chi ce l'ha? Ce l'ha la Spagna, a parte lì si tentò la via di Cadice che era diversa, ma poi ce l'ha la Spagna, ce l'ha l'Olanda. Quindi paradossalmente questa presunta modello impuro, se vogliamo chiamarlo impuro, è più diffuso di quello puro. Questa è un'altra cosa da prendere atto in Europa. Poi, chiudiamo un altro su questo aspetto qui. Dall'altra parte, invece, che succede? Succede che questa ossatura della doppia fiducia viene, come dire, enfatizzata e, come dire, resa formalmente l'ossatura del regime parlamentare, perché sia Racioppi e Brunelli sia Orlando ritengono che la doppia fiducia sia l'ossatura del sistema parlamentare, perché regge sull'equilibrio. Cioè Orlando dice che noi siamo nel regime parlamentare con la doppia fiducia, e questo lo dirà fin dall'Assemblea Costituente. In Assemblea Costituente Orlando dice: state facendo una cosa che non va bene, perché svaluta troppo il re, e quindi viene a mancare l'equilibrio del regime parlamentare della doppia fiducia. Quindi noi abbiamo da una parte uno sminuire la doppia fiducia dicendo che è qualcosa di diverso dalla monarchia pura, e dall'altra abbiamo invece che è il regime parlamentare. Questo ti posso interrompere? Sì.
Quindi questo sarebbe l'elemento, diciamo così, dualista. Esattamente. Che è radicato orleanista. Nella orleanista, come diciamo noi, che è radicato nella... Quindi io, ma questo vuol dire una cosa importante. Come dice Costanzo, come dice Capiton, la monarchia orleanista non è un accidente che passa e via. Nel, come durata nel tempo e come diffusione nello spazio, è una forma di governo a sé stante. E questi lo dicono apertamente, con una forma di governo a sé stante. Non è un accidente. La doppia fiducia è una forma di governo a sé stante che viene dichiarata dai giuristi, assimilata dai politici e dall'opinione pubblica. Quindi questa cosa qui è di estremo interesse. Dice Costanzo, dal punto di vista logico e cronologico, la monarchia costituzionale, cioè la doppia fiducia sta tra la monarchia costituzionale, esclusivo rapporto fiduciario tra governo e corona, e il regime parlamentare, esclusivo rapporto fiduciario tra governo e Parlamento. Poi questo regime parlamentare che verte sull'equilibrio, quando diventerà regime parlamentare vero, l'equilibrio se lo porta appresso e noi abbiamo due percorsi. Quello della Gran Bretagna e quello della Francia, che nell'Ottocento si portano appresso questo equilibrio. Ma come se lo portano appresso? Gli uni usando lo strumento dello scioglimento, gli altri usando lo strumento della sfiducia. Quindi l'equilibrio tra, come dice Redslob, tra arma della sfiducia e arma dello scioglimento, noi abbiamo due percorsi. Gran Bretagna, col bipartitismo, fa prevalere il potere di scioglimento, che è passato dal re al Premier. La Francia della Terza Repubblica fa prevalere che cosa? La sfiducia. Quindi non sarà più sciolta la Camera dal 77, mai più sciolta, ma cadranno a grappoli i governi. Quindi questo è l'assetto ora, diciamo, che volevo introdurre per mettere a fuoco che cosa adesso. Io voglio parlare dei fatti, cioè come funziona questa doppia fiducia nei fatti in Italia. E qui devo subito mettere in evidenza un aspetto, quello della doppia fiducia e quello del ruolo del re. Ma andiamo per gradi. Se dunque il sistema statutario verte su questa doppia fiducia, il governo deve sempre tenere insieme le due fiducie. Quando viene meno una o quando viene meno un'altra, si deve dimettere. Questo ormai diventa pacifico. E allora qual è il terreno di indagine più, diciamo, utile per capire il funzionamento? Sono le crisi di governo, perché quello è il terreno di indagine che devi andare a investigare. E allora qui si vede che una cosa, e questo devo ringraziare Francesco Bonini che ha sottolineato questo aspetto, cioè chi è che mette in evidenza il ruolo del re nel quadro della doppia fiducia. Lo mette in evidenza il primo storico costituzionale francese, Langevinet, quando dice che questo potere del re in quel sistema è duplice. In questo sistema il re funziona come potere e come arbitro. E qui le indagini sulle crisi confermano questo doppio potere. Perché il re agisce come arbitro e come potere. Vediamo come arbitro. Come arbitro il re agisce nelle crisi parlamentari e nelle crisi extraparlamentari determinate da accordi e disaccordi tra le parti politiche. Il re ha quattro soluzioni per risolvere la crisi. Due sono soluzioni nette. Cioè il voto della Camera viene espresso, è negativo, a volte è positivo con scarsa maggioranza, ma il governo ugualmente si dimette. In questo caso il re ha due soluzioni nette, o dà ragione alla Camera, valutando, perché poi non è che il re valuta quanti sono gli assenti, quanti sono i presenti, quanti sono i favorevoli, quanti sono i contrari, quanti sono gli astenuti, quanti sono quelli assenti. Se il voto è palese, se il voto è segreto, cioè tutta questa panoplia di riflessioni le fa il re con i suoi consiglieri.
Allora, c'ha due soluzioni, dico. O dà ragione alla Camera e quindi cambia il governo, o, diciamo, non dà ragione, sostiene il re e scioglie la Camera. Cioè, qui c'è il rapporto fiduciario tra corona e premier. Cioè, il premier chiede al re lo scioglimento e il re può o non può concederlo. Tra l'altro, quando si scioglie poi la Camera e si va alle elezioni, c'è la vulgata che Italia Liberale c'ha sempre la vittoria del governo, no? Danny McSmith riprende una nota slogan dicendo non è la Camera che fa il governo, ma il governo che fa la Camera. E anche qua, se tu vai a vedere poi la storia concreta, non è sempre così, perché ci sono invece Camere neoelette che mandano a casa subito il governo. Per esempio il 91 Giolitti, il 91 Crispi, il 21 Giolitti. La Camera neoeletta che ha fatto il governo lo manda a casa subito. Quindi tutto non torna. Quindi questa è la prima, diciamo, dicotomia. Quindi o il re sceglie il nuovo governo o il re sceglie lo scioglimento. Però ci sono anche due soluzioni intermedie che sono invece, diciamo, più articolate, perché non è così netta la decisione. Allora il re può reincaricare il governo dimissionario, ma sostituendo i ministri più colpiti dal voto. Quindi questa è una soluzione intermedia. Oppure c'è l'altra soluzione, che mantiene in carica il governo, ma lo rinvia alla Camera, cosa che si fa anche ancora oggi, no? Lo rinvia alla Camera per un rinnovo della fiducia. Quindi, come vedete, il re in questo momento in cui la crisi parlamentare o extraparlamentare è fatta dai partiti parlamentari dell'epoca, svolge la funzione di arbitro. Dov'è che agisce come potere? Agisce come potere quando è lui che manda a casa il governo. Ed è legittimo che lo mandi a casa. Lo manda a casa quando, poi ce lo racconterà bene anche Nicolosi, quando vengono chiamati in causa i principi non negoziabili sulla politica estera e militare. E lì decide il re e gli altri stanno a sentire. 96 manda a casa Ricotti, Rudini Ricotti, 15 appoggia il dimissionario Salanda nonostante la Camera fosse contraria alla guerra, 22 rifiuta a facta il decreto di stato d'assedio. E quelle sono crisi extraparlamentari fatte dal re. E gli altri, tra l'altro, non dicono che è un colpo di Stato, eh? No, non lo dicono, perché la doppia fiducia prevede anche questo, che il re si imponga sulla maggioranza, sul continuum governo-maggioranza. Quindi Cammarano, ragionando sulle crisi in senso lato, sulla crisi politica, ha parlato di crisi congiunturali e crisi egemoniche. Io adatterei queste categorie all'ambito più ristretto e tecnico delle crisi di governo. Sono crisi congiunturali, quelle in cui il re interviene come supremo moderatore per ripristinare il rapporto fiduciario governo-parlamento o l'intesa tra le parti politiche. Sono crisi egemoniche, quelle in cui la corona cerca di imporre l'egemonia di una parte minoritaria alla parte maggioritaria del Parlamento. E abbiamo citato i tre casi precedenti. Quindi adesso veniamo, se abbiamo un po' di tempo, io vorrei fare proprio delle elencazioni nei tre periodi storici italiani, quindi dal 61 al 69, poi col trasformismo, quindi il primo quarantennio, poi età giolittiana e poi guerra e dopoguerra. E qui ci sono alcune cose, a mio avviso, abbastanza interessanti. Allora, intanto diciamo subito che il rapporto fiduciario corona-premier è con un premier che non è un primus inter pares. Dal 1901 lo si dice apertamente, ma il 1901, come sappiamo, è l'epigono del 67 e del 76, cioè degli altri decreti regi che stabiliscono le attribuzioni del potere governativo. Ma è una figura preminente del gabinetto. Questo non vuol dire, e poi ci torneremo, sul maestro di palazzo che si impone al re. Ma andiamo per gradi. Allora, il primo quarantennio. Dal 61 al 69 il re, sulle modalità di unità,
di portare il paese all'unità, che cosa fa? Fa 6 crisi di governo direttamente lui. Ricordiamo le più eclatanti, 62-67 Rattazzi a Spromonte e Mentana, 64 Minghetti dopo i moti di Torino, no? A seguito della convenzione di settembre. Quelle sono crisi che fa il re. Fino al 69 le fa il re, le crisi. Quando invece deve intervenire sulle crisi che fa la Camera, perché ci sono crisi che fa la Camera anche in questo periodo, il re agisce come arbitro. Uno può dire sì, ma rimette al posto tutti e tre i governi dimissionari, cioè la Marmora 65, il Ricasoli 67 e Menabrea 68. Sì, ma gli cambia anche i ministri che sono colpiti dal voto. Nel 65 Sella, bocciato sui progetti di risparmio, nel 68 Gualterio, che viene attaccato per aver represso troppo i garibaldini, nel 67 concede il classico scioglimento arbitrale a Ricasoli. Quindi qua già si vede che lui in altre occasioni fa anche il moderatore. Ciò che colpisce però è quando il sistema si assesta, cioè dopo il 69, perché si assesta il sistema? Perché la destra si ricompatta nell'alleanza Sella-Minghetti sull'obiettivo del pareggio di bilancio. E dal 79 si ricompatta la sinistra, De Pretis, Cairoli, sulle riforme della sinistra, cioè l'abolizione del macinato e la riforma elettorale. Allora, quando questi partiti si ricompattano, possono fare le crisi, e le fanno, ma il re deve seguire le crisi parlamentari, non può inventarsi la sua, perché c'ha dietro una struttura che tendenzialmente prova ad essere bipolare. E allora che fa il re? Cambia, quando interviene come moderatore, cambia i governi Lanza-Minghetti, cambia i governi Cairoli-De Pretis, no? Ma ad un certo punto fa una cosa, a mio avviso, molto interessante. Cioè, proprio perché la sinistra e la destra hanno dei progetti, hanno un indirizzo fondamentale da seguire, quando il re vede che in Parlamento questi indirizzi fondamentali da seguire vengono ostacolati da eterogenee, occasionali, esigue maggioranze, in cui, come sappiamo, ci sono poi gli accordi, no, tra deputati di sinistra e di destra, specie meridionali, che sul pareggio di bilancio non sono tanto d'accordo, che cosa fa? Lui difende i governi, sia di destra che di sinistra, che sono battuti o a scrutinio segreto per un voto, o in modo esiguo, o battuti comunque con pochi voti di scarto, e difende i governi che sono in carica. Quindi nel 73, quando è battuto Lanza, lui lo reincarica, lo rinvia alla Camera. Nel 74, quando è battuto Minghetti, gli dà lo scioglimento, perché entrambi tendono a realizzare il pareggio di bilancio. Lo stesso però fa con la sinistra. Nell'80 Cairoli va sotto per poco sul fatto che ricorressero troppo spesso ai bilanci provvisori, ma il re lo appoggia, gli scioglie la Camera anche per un altro motivo, aspetta che ti dico questo, perché il Senato in quel momento è contro l'abolizione del macinato, perché non è coperta l'abolizione del macinato, non è coperta. Quindi un ministro importante come Grimaldi ragiona al Senato, è quello che si inventa la slogan "la matematica non è un'opinione", ma invece l'accordo tra De Pretis e Cairoli vuole portare a fondo la riforma dell'abolizione del Senato, e ci mettono Magliani, quello della finanza allegra. Quindi questo discorso dell'80 contro il Senato è di grande rilievo, perché tu sciogli la Camera come pressione sul Senato, cosa che aveva fatto già Cavour nel 53. Quindi diciamo che questo aspetto è importante, perché sfata anche che cosa? Sfata alcune cose.
che la monarchia è questo baluardo conservatore che sta a destra, che difende contro la paura dei rossi, no? E dei neri. No, lui anzi, vedremo che fa cose, diciamo, che tendono invece a sviluppare non solo l'assetto bipartitico, ma a inizio secolo addirittura di nuovo la tendenza a uscire dal trasformismo. Quindi andiamo al trasformismo. Il trasformismo, a parte che va ristudiato a mio avviso a fondo, perché qui passa sempre la vulgata, no? E su questo aveva ragione Romeo contro Mac Smith, no? Che noi siamo trasformisti dal 52 fino ad oggi. È un momento. Andiamo a vedere che cos'è il trasformismo. Allora, c'è un trasformismo di centro moderato che fa De Pretis e poi segue Crispi. Che cos'è? Le ali moderate si mettono insieme. E quello è quello moderato, centrista. Ma a fine secolo ce n'è un altro che viene sminuito, che è quello tra Rudini e Cavallotti, che non è un di centro, ma le ali dissidenti, di destra dissidenti e di sinistra gli ex pentarchi, si mettono insieme, fanno delle riforme incredibili, come io lo dico sempre, la riforma delle elezioni dei sindaci sotto i 7.000, sotto i 7.000 comuni non c'era la riforma, Crispi ha fatto solo quella dei 500 più alti, chi la fa tutta? La fa Rudini e Cavallotti. C'è un trasformismo diverso e non è questo il punto di rimente. Il punto di rimente è un altro, è la politica di potenza o di raccoglimento. La politica di potenza la vuole fare Crispi poco, De Pretis poco, Crispi molto. Il raccoglimento lo vuole fare invece, dice, badiamo agli interessi nazionali, non dobbiamo andare a fare le avventure, la megalomania, dobbiamo mettere a posto il paese. Dobbiamo fare il decentramento, dobbiamo fare le riforme sociali, fanno pure quelle Rudini e Cavallotti, cioè l'assicurazione sul lavoro. Cioè è un altro tipo è un altro tipo di storia quella lì, no? Poi il trasformismo di Giolitti farà tutte e due insieme, no? Cioè grosso corpaccione di centro che integra le estreme. Ma ecco, il trasformismo quindi è qualcosa di molto più articolato di quello che viene di solito. Ecco. E qui c'è la famosa discussione su Sonnino. Questa merita un approfondimento, non faremo tutto quello che ho da dire, ma questa dobbiamo dire. Perché che cosa passa? No? Passa la vulgata che nel 97 Sonnino torniamo allo statuto, no? Quindi torniamo al principio monarchico, tout court, no? Ma dice un'altra cosa Sonnino, dice una cosa molto importante che rileva nel rapporto Corona-Premier. Dice che si è raggiunta ormai l'onnipotenza del Presidente del Consiglio che si vale della corona per imporsi alla Camera e della Camera per imporsi alla corona. Allora, analizzando le crisi, questo non è vero. Non è vero per due motivi. E qui sono fatti. Nel 96 l'abbiamo richiamato. Nel 96, siamo in pieno, no? Fine secolo, non è che comanda il Premier sulla corona, perché la corona manda a casa il Premier Rudini e il suo ministro Ricotti, quando la legge sulla riduzione delle spese militari è già approvata dal Senato, anche qua cominciamo a non capirci, il Senato baluardo della corona fa la legge sulla riduzione delle spese militari, quindi un'altra cosa che andrebbe rinquadrata, no? E che cosa fa nel 96? La crisi la fa il re, e manda a casa Rudini, lo reincarica, ma gli manda via Ricotti. Ma poi fa un'altra cosa molto importante. Nel 92 la Camera si spacca a metà sia su Rudini, raccoglimento, sia su il nuovo, l'uomo novus, Giolitti, che dovrebbe uscire fuori come il mediano tra raccoglimento e potenza. La Camera, diciamo, sfiducia uno per un voto e l'altro è esiguo, ma lui si dimette lo stesso, si spacca. Come si comporta il re? Tutti e due gli chiedono lo scioglimento. A Rudini non lo concede, a Giolitti sì. E allora lì non è più arbitro, o comunque gioca come arbitro, ma fa capire che lui ha la sua politica da difendere, non più la politica dei partiti, pareggio di bilancio
o riforme, ma è la sua politica che deve conciliare col Premier. E Giolitti gli promette che non toccherà il bilancio militare. E quindi lì siamo arrivati. Quindi va sfatata anche qui un'altra vulgata, secondo cui a partire da De Pretis il potere di scioglimento all'inglese passerebbe dalle mani del capo dello Stato alle mani del Premier. E qui ci sono casi, 69 Menabrea, 79 De Pretis, 92 e 98 Rudinì, 22 Giolitti, c'è pure quello di Giolitti che gli chiede lo scioglimento per averlo in carico nel 22 e non glielo dai, in cui il re ancora decide, cioè lui può optare nel darglielo o non darglielo, quindi non c'è l'idea che lo fa, ancora oggi noi leggiamo Giolitti, De Pretis, decide di sciogliere, no, non decide di sciogliere, lui deve chiedere al re se lo fa sciogliere, non è che decide di sciogliere, quello è un fatto giuridico, non è un fatto che, invece non diciamo che lui scioglie, non scioglie lui, scioglie il re. Allora qua il ruolo della corona anche a fine secolo e anche dopo non è esautorato dal premier maestro di palazzo di cui parla Sonnino nel 97, che a guardar bene fa il paio con il capo di Stato re Fannullone che Orlando 50 anni dopo dice all'assemblea. No, qui come dire, la riflessione merovingica di entrambi gli statisti non coglie nel segno, perché né nell'età liberale né nell'età repubblicana il capo dello Stato sarà un re fannullone, e lo sappiamo benissimo, alla mercé di un maestro di palazzo, non lo sarà affatto. L'età giolittiana la dico in un minuto, perché anche qua ci sarebbe da parlare molto, ma come pure la guerra dopo guerra, ma non abbiamo il tempo, però volevo solo mettere in evidenza che in tutte queste fasi il re gioca una parte vera di arbitro e di moderatore, vera. Dico solo in breve, due minuti, nella fase di giolittiana il re tiene a galla Zanardelli quando va sotto, o lui ritiene di andare sotto, due volte, e fa un governo di minoranza, perché Zanardelli, dopo le elezioni del Novecento, è governo di minoranza, cioè la maggioranza è ancora di centrodestra, solo che nessuno c'ha il coraggio di darla a Sonnino, no? Dopo quello che è successo a fine secolo, allora il re la dà a Zanardelli, che è governo di minoranza, si arrabbiano i liberal conservatori, invece lo guardano con favore i socialisti. E Zanardelli, che ricordiamo sempre è della parrocchia Rudinì, Cavallotti, eccetera, sta al governo perché ce lo tiene il re. C'è il governo che ce lo tiene il re. No, è così perché lui, quando nel 902 gli bocciano il candidato governativo, lui si dimette e il re lo manda lo rinvia alla Camera per avere una fiducia, che poi siccome ce lo manda il re ce l'ha la fiducia. No? Nel 903 lo stesso, quando c'è Bettolo accusato di collusione con l'acciaieria Terni e lui va sotto, lo rincarica e va via Giolitti che è amico di Bettolo. Quindi tutto questo discorso andrebbe anche, come dire, inserito in una revisione dell'età giolittiana. E l'ultima cosa che dico era guerra e dopoguerra, lo sappiamo, l'ho già accennato, il re nel 22 è ancora il potere che decide la crisi, cioè la crisi extraparlamentare, perché il re rifiuta il decreto di stato d'assedio a facta. Quindi facta fa un governo con un partito che ha 35 deputati, che viene fatto per la grande irresponsabilità, come dice Sabatucci, del Partito Socialista, perché rifiuta la collaborazione fino all'ultimo, e quando la prova a fare Durati è troppo tardi, e quindi è un governo che viene fatto dal re, ma non è un colpo di Stato. Tant'è che la fiducia preventiva ce l'ha ancora Mussolini nel 22. Grazie. Grazie a te Fabrizio per questo excursus molto puntuale, ma nello stesso tempo anche di ampio respiro, che riporta poi ad uno dei caratteri dello Statuto, ma anche, diciamo così, poi a qualcosa che rimane
nel profondo della storia costituzionale italiana, cioè questo elemento che abbiamo definito orleanista. Ringraziando Gerardo Nicolosi per lo switch, io darei la parola al professor Paolo Colombo, se è in visione in questo momento. Paolo Colombo insegna storia delle istituzioni politiche all'Università Cattolica di Milano, che è la nostra sorella maggiore, festeggiando il suo centenario quest'anno, quindi tanti auguri Paolo. Paolo Colombo è, come sappiamo, tra le tante altre cose, perché i suoi studi iniziali sono sul periodo rivoluzionario, è lo storico costituzionale della monarchia italiana. Il tema che oggi ha accettato di trattare è lo statuto albertino di fronte al fascismo. Anche a te Paolo per una mezz'oretta. Certo, grazie. Prima di tutto vi chiedo se mi sentite e mi vedete bene. Sì, tutto ok, non colgo segnalazioni. Mi scuso ovviamente per il collegamento in remoto e per il collegamento così estemporaneo, ma sono, molti di voi mi capiranno, perseguitato da decine di esami in giorni consecutivi e sapete com'è complicato di questi tempi spostare, annullare gli esami, quindi insomma scusatemene davvero. Mi sarebbe piaciuto essere a Roma, molto meglio che essere qua nella orribile calda Milano in questo momento a fare esami. Ringrazio ovviamente gli organizzatori per avermi chiesto di parlare e siccome non vorrei sforare i tempi, parto subito sulla questione che ho accettato, ma mi è anche stato chiesto di trattare, che è una questione complessa, fumosa e che quindi richiede tempo, quindi parto subito. È una questione ancora difficile da chiarire, in forma, passatemi il gioco di parole, tanto definitiva quanto definitoria. La questione ovviamente è quella della tenuta dello statuto davanti alle riforme fasciste, cioè ci si chiede se le leggi fascistissime alterino in maniera decisiva lo statuto oppure no, se la carta sopravvive alle riforme o ne è lacerata in maniera irreversibile. Va detto che sono questioni, anche tra l'altro a voler semplificare non poco, che possono essere affrontate a mio parere davvero ed eventualmente risolte solo in punta di penna giuridica, e non è il settore che mi pertiene, perché appunto come storico delle istituzioni non mi permetto di competere con i colleghi giuristi. In senso più pragmatico però viene in soccorso il lavoro di un giurista che probabilmente tutti conoscono, Luigi Rossi, che nel 1940, come sappiamo, introduce sostanzialmente una nuova categoria, una variante della dicotomia flessibilità-rigidità dello statuto, che è la elasticità dello statuto. Questo anche si potrebbe a lungo parlare, ma sostanzialmente accettiamo la versione più semplificante che ci aiuta a ragionare. Rossi sta cercando di sistematizzare in qualche misura la situazione del fascismo, che si trova a operare dentro il quadro perimetrato da una carta come lo statuto, che appunto tutti noi che probabilmente siamo andati in aula prima o poi a spiegare qualcosa agli studenti su rigidità e flessibilità dello statuto, sappiamo essere una dicotomia complicata con la carta albertina, perché non è letteralmente, tecnicamente proprio rigida, non è flessibile, però è l'una e l'altro e non mi diffondo in particolare. Ovviamente è, ricordiamolo, una carta lacunosa, stesa velocemente, in maniera un po' sommaria, che non prevede disposizioni in materia di modificazione costituzionale. Ed ecco perché Rossi arriva con questa idea di uscire dalla gabbia della dicotomia flessibilità-rigidità con l'idea di elasticità, cioè sostanzialmente lo statuto sarebbe elastico, né rigido né flessibile, e d'altronde un po' l'immagine anche solo fisicamente, no? Rende l'idea di quello che accade, entrano una serie di forze di pressione attraverso le leggi fascistissime che in qualche misura sembrerebbe di poter dire lo statuto riesce a accettare al proprio interno modificandosi o deformandosi elasticamente. A me sembra significativo, molto velocemente, sottolineare questa data del 1940, perché sembra proprio come se Rossi percepisce che i tempi a quel punto sono drasticamente maturi per quelle riflessioni, perché di lì a pochissimo lo stato d'eccezione di guerra renderà tutto diverso e questa riflessione non avrebbe più molto senso, tanto più con la fine del regime, almeno dal 1943 in poi, le cose cambieranno irrimediabilmente
E sottolineo questo passaggio perché è su questo punto, avendo poco tempo a disposizione, che vorrei principalmente concentrarmi oggi. Quindi, diciamo che il problema di cui si occupa il mio intervento ha sicuramente palese rilevanza in avvio e in conclusione di regime, lo sappiamo bene. Nei due casi noi possiamo arrivare nell'avvio, nella presa del potere del fascismo, a concludere che, e ringrazio per l'intervento precedente che mi fa tutta una serie di assist proprio a porta vuota, cioè molto facili da cogliere, con la forzatura illegale della marcia su Roma, che è pur sempre un'azione paramilitare di forzatura politica sui vertici dello Stato, in particolare sul re, Mussolini, si dice sempre, sale al potere per vie costituzionali o quantomeno istituzionali, nel senso che vorrei sempre ricordare che parliamo comunque di prassi istituzionali o al limite di consuetudini costituzionali in alcuni aspetti. Basti pensare che la figura del Presidente del Consiglio tecnicamente non è neppure formalizzata ancora a quel punto. Quindi comunque in avvio c'è un tema di legame tra fascismo e statuto, perché le vie sono quelle percorse nella definizione del capo del governo in epoca liberale, e in conclusione dell'esperienza fascista comunque la si voglia guardare, lo statuto non è del tutto morto se in gioco c'è l'articolo 5, come anche recentemente si è tornati a sottolineare. Ho in mente il bel lavoro di Emilio Gentile sul 25 luglio, ho in mente alcuni lavori a cui mi è capitato anche di partecipare sulla riacquisizione delle carte Federzoni riguardo ai dibattiti che si svolgono durante la notte famosa del 25 luglio, in cui il Gran Consiglio vota il famoso ordine Grandi, ordine del giorno Grandi, e che proprio mettono chiaramente in luce questi documenti, come l'articolo 5 e la sopravvivenza dell'articolo 5 sia discussa e portata in campo in quell'occasione. Quindi lì comunque la si voglia guardare, lo statuto entra in gioco. Allora, appunto, il tempo è tiranno per tutti noi, quindi c'è naturalmente tra questi due momenti topici tutto quello che avviene durante il ventennio, su cui io scivolo via molto rapidamente, ricordando solo che i punti principali di in cui lo statuto emerge nel periodo del ventennio, mettono in luce che il trait d'union tra statuto e fascismo è la corona. E anche qua mi ricollego all'intervento precedente. Sono cioè i punti di frizione tra corona e regime, o se volete tra re e duce, mettiamola come volete. Sono in parte legati al disposto costituzionale dello statuto, le prerogative assegnate al Gran Consiglio del fascismo, soprattutto in rotta di collisione con i poteri regi, il fatto che addirittura si preveda che possa mettere bocca nella successione al trono, la famigerata questione protocollare dell'assegnazione del grado di maresciallo dell'impero tanto a Mussolini quanto a Vittorio Emanuele sullo stesso piano, il che tecnicamente non dovrebbe essere possibile, le prese di posizione in politica estera che spesso differenziano il Ministero degli Esteri dagli ambienti di corte, dallo stesso re, in particolare per l'opzione filotedesca che anche solo personalmente Vittorio Emanuele non gradiva per mille motivi di cui adesso non discutiamo, tra cui un'avversione umana per Hitler. Quindi in parte sono questioni legate alla Costituzione, in parte no, perché hanno a che fare con questioni protocollari, con formalità varie, con questioni simboliche. Anche se poi anche qui va detto entra in qualche modo in gioco lo statuto, perché buona parte delle risorse simboliche della dinastia viene dal suo legame con la Carta Albertina, e quindi non dobbiamo dimenticare che anche quando si parla di risorse simboliche di simboli, il tema statutario è comunque centrale. In ogni caso mi sembra significativo che lo statuto torni fuori spesso, quasi sempre, quando c'è di mezzo la corona. Io mi vorrei concentrare soprattutto, detto questo, sulla fine, sull'estate del 43, per alcune osservazioni, perché mi sembra un caso, per quanto largamente anomalo ovviamente, in considerazione dello stato d'eccezione del periodo di guerra, mi sembra proprio un caso di studio in vitro, è un condensato di eventi in uno spazio-tempo molto contenuto, che a mio parere è affollato di rivelatori, proprio come in un esperimento chimico, no? Ci sono tutta una serie di cartine di stornasole, di rivelatori relativi al rapporto tra statuto, fascismo e corona.
In quel momento, estate del 43, l'alternativa sembrerebbe drastica, rispettare le norme fasciste o le leggi albertine. Perché può sembrare banale dirlo, ma le dimissioni di Mussolini non hanno in linea teorica fatto cadere il regime fascista, naturalmente. In ogni caso non hanno certo annullato le leggi in vigore, tutte, tantomeno implicano la possibilità per il re, per il suo nuovo governo, di disattenderne solo alcune a piacimento. Allora, tutto questo per dire cosa? Che fondamentalmente, che quello secondo me che qui più rileva, non è sulla base della normativa fascista che si svolgono gli eventi dell'estate del 43, normativa fascista che comunque è formalmente in vigore. Proviamo a vederne alcuni molto velocemente. Nella revoca di Mussolini, intanto due premesse. Ricordiamo che la votazione all'ordine del giorno del Gran Consiglio del Fascismo non è vincolante per nessuno. ABC della storia delle istituzioni, il Gran Consiglio del Fascismo tale è un consiglio, quindi rilascia pareri consigliari e tecnicamente non vincolati. E in più va anche detto che Vittorio Emanuele non si muove propriamente dal re costituzionale che pretenderebbe di essere. Tanto nel corso del suo regno in generale, sappiamo che è un po' un atteggiamento che emerge regolarmente, un po' nelle parole, un po' nei fatti da Vittorio Emanuele, quanto in quello stesso 1943, in cui più di una testimonianza rivela la volontà di Vittorio Emanuele, lo stesso Grandi lo dice esplicitamente, se affidabile, di avere un input istituzionale per poter agire, perché si ammanta dell'immagine di re costituzionale, cioè agisce se un altro organo gli dà la spinta. E qua non succede esattamente così, come vedremo. Nella revoca di Mussolini, in particolare, questione molto dibattuta e in parte forse risolta, il re non rispetta la disposizione fascista relativa alla famigerata lista che il Gran Consiglio avrebbe dovuto tenere con i nominativi all'interno dei quali il monarca avrebbe dovuto o potuto scegliere il successore del capo del governo e attribuire un nuovo incarico di formare la compagine governativa. Sappiamo che probabilmente questa lista, almeno a quanto ci è dato sapere, non viene mai stesa, forse per stessa volontà di Mussolini, che ovviamente ci vede un segnale scaramantico preoccupante per la sua sorte. In ogni caso, a quanto sappiamo finora, in quell'occasione non è pronta o comunque non emerge, e sul sistema normativo vigente in quel luglio 1973 cosa avrebbe dovuto succedere? Uso il condizionale, perché siamo in assenza di precedenti. Il capo del governo è stato nominato 20 anni prima Mussolini e non è mai cambiato. Vittorio Emanuele III avrebbe dovuto revocare la nomina al capo del governo, dichiarare contestualmente la vacanza della carica, consultare il Gran Consiglio e conferire poi l'incarico a persona da lui designata più o meno nella lista in questione. Di fatto Vittorio Emanuele non fa niente di tutto questo. Per sovrappiù arresta Mussolini, come sappiamo, pratica discutibilissima a prescindere da ogni considerazione normativa, almeno dal punto di vista formale, intendiamoci. E qua si potrebbe scendere in dettagli, ne abbozzo alcuni. I membri del Gran Consiglio non possono essere arrestati, secondo la normativa del Gran Consiglio, la legge istitutiva del Gran Consiglio, se non in fragranza di reato. Quindi Mussolini non dovrebbe essere arrestabile. Naturalmente si può obiettare, ditemi se sono troppo veloce o troppo capzioso. Mussolini si dimette, Vittorio Emanuele accetta le dimissioni, a quel punto lui non è più capo del governo, è membro del Gran Consiglio in quanto capo del governo, quindi in quel momento non è più membro del Gran Consiglio, quindi è arrestabile. Io segnalo solo due cose, che per legge istitutiva del Gran Consiglio sono membri del Gran Consiglio a tempo indeterminato, di diritto e vitalizi, i quadrumviri della marcia su Roma. Io non sono un bravissimo giurista, ma mi sembra che risulti davvero difficile concludere che potrebbe non essere membro del Gran Consiglio di diritto vitalizio il duce del fascismo. In ogni caso è membro della Camera dei Fasci delle Corporazioni Mussolini e i membri hanno immunità, godono di immunità con un chiaro riferimento nella legge istitutiva della Camera dei Fasci al disposto statutario. Ecco qua lo statuto che viene addirittura in gioco attraverso la normativa fascista, articolo 45 se ricordo bene. Quindi, insomma, Mussolini, dal punto di vista delle norme, non sarebbe arrestabile, ma non solo perché è una prassi che
potremmo sprecarci in battute, immagino, perché se tutte le volte un Presidente del Consiglio presenta le dimissioni al Capo dello Stato, questo potesse arrestarlo, la storia italiana, repubblicana, appunto, ci dovremmo... Va bene, vedo qualcuno che sorride, ci siamo capiti. Okay. Potremmo farne tante di battute. Però sicuramente non è un comportamento che possiamo pensare se non nella logica di un criterio di opportunità politica e momentanea. In più, la nomina del nuovo capo del governo è palesemente irregolare dal punto di vista formale. La legge istitutiva del capo del governo prevede delle formalità precise, anche se poi non erano mai state attuate fino a quel momento. Il decreto di nomina del capo del governo è controfirmato da lui stesso, quello di revoca dal suo successore. E in più, nel 31 viene emanato un decreto regio che sostanzialmente, la faccio breve, vi ricordo, rende obbligatoria la pubblicazione di leggi e decreti sulla Gazzetta Ufficiale come condizio sine qua non per la loro validità. Ora, aspetto solo di essere smentito, a me non risulta che si trovi traccia del decreto di revoca di Mussolini e del decreto di nomina, mentre invece si rintracciano tutti quelli dei ministri e dei sottosegretari del governo Badoglio successivo. Quindi non c'è, che io sappia, un decreto, tantomeno controfirmato da chi doveva. In più, ne parlavamo poco fa in fondo, Vittorio Emanuele nomina un militare, Badoglio, che ricordiamo è sempre segno di esposizione politica della corona, perché un militare è un subordinato gerarchico del re, che lo statuto, articolo 5, dichiara capo dell'esercito, e quindi qualunque manifestazione di volontà che abbia un minimo di rilevanza regia automaticamente può essere considerato un ordine per il suo subordinato gerarchico, e quindi teoricamente non è mai pienamente libero di agire politicamente. E per di più Vittorio Emanuele non manca, cosa che si ripete regolarmente nella storia statutaria, per lui e per i suoi predecessori, non tanto sicuramente in epoca fascista, ma di influenzare la formazione della compagine governativa. Abbiamo testimonianze che mostrano quantomeno che Vittorio Emanuele si opponga esplicitamente ad alcuni nomi proposti, ad esempio per il Ministero della Cultura Popolare, e ancora di più interessante per gli esteri, che è una vera e propria riserva. Scusate, abbiamo un po' di rumori di fondo. Una riserva regia. Da sempre la corona influenza alcuni ambiti come quello del Ministero della Guerra e degli Esteri. Difficile trovare qualche personaggio non gradito alla corona in quei ministeri. Il 2 agosto si scioglie il Partito Nazionale Fascista, ma non si parla di altri partiti, quindi in vigenza del regolamento, le regole delle leggi fasciste che non prevedono altri partiti, sostanzialmente ci troviamo in assenza totale di partiti. Non c'è più il Partito Fascista e non ci sono i precedenti. In quella stessa data si scioglie la Camera dei Fasci delle Corporazioni. E anche qua, tutti i provvedimenti di cui stiamo parlando sono presi ovviamente con forma di decreto regio. Ma la legge istitutiva della Camera dei Fasci delle Corporazioni stabilisce chiaramente che ogni disegno di legge avente carattere costituzionale deve essere discusso dalle Camere. In più la legge sul Gran Consiglio del Fascismo anche dice che qualunque legge di carattere costituzionale deve essere sottoposta al Gran Consiglio prima. Insomma, alcuni di questi decreti sono palesemente non legittimi rispetto alla normativa in vigore. E stiamo assistendo a un chiaro processo di sfoltimento istituzionale, diciamo così, no? Già alle dimissioni Mussolini, l'unico organo non fascista attivo è la corona. Dopo questi provvedimenti, di fatto, l'unico organo legittimo rimane la monarchia, il re, la corona. Verrebbe da immaginare, indipendentemente da qualunque giudizio, come poi andarono le cose, un progetto monarchico nell'insieme coerente, ci piaccia o no, con l'obiettivo di avere mano libera negli svolgimenti post-fascisti. Quindi in un paese senza partiti e senza istituzioni operative, Vittorio Emanuele III, dopo quasi 20 anni di, come lo chiamiamo, torpore istituzionale, si riappropria non solo delle proprie prerogative, ma travalica in alcuni casi anche i limiti statutari. Ovviamente l'esempio più banale, dicevamo prima, non c'è nessuna regola che stabilisce che il capo dello Stato può arrestare il capo del governo.
Ora concludo rapidamente dicendo cosa? Che a me sembra un elemento positivo. Da tempo la storia delle istituzioni, la storia costituzionale, che ne è una parte fondamentale, si sta liberando con controllo e consapevolezza di certi eccessi, diciamo così, formalistici, che portavano a riservare un'attenzione contenuta agli aspetti più sfuggenti dell'oggetto di studio di queste materie. Penso alle azioni delle persone invece quelle delle istituzioni. Chiaro che le istituzioni si incarnano in persone, ma giustamente per molti anni la storia delle istituzioni si è concentrata più sulle azioni prettamente istituzionali. Però sta cercando sempre più di capire poi quanto contino le persone, e questo forse non si può espellere dal nostro statuto di studio. Ma anche le dinamiche squisitamente politiche dobbiamo fare uno sforzo, stiamo facendo uno sforzo per considerarle. La dimensione simbolica di cui dicevo poco fa. Perché dico questo? Perché in questa prospettiva, che è un po' più ampia, di più ampio respiro, io credo che possiamo chiaramente concludere che lo statuto non muore soffocato dal fascismo. È sicuramente vivo, almeno in qualche misura, intendiamoci, nell'estate del 43. E in fondo, tecnicamente, più o meno, almeno fino al referendum, no, anzi, fino al referendum, non si può sostenere che sia abrogato. Cioè, noi non abbiamo un momento in cui si dice questo statuto non vale più. Al massimo tace, o è ignorato anche. Se vogliamo considerare le dinamiche politiche, non possiamo ignorare, scusate il gioco di parole, che può essere ignorato, certo. In quali condizioni si attivo? Con quale grado di cogenza, di reattività, ovviamente si può discutere. Spessissimo sembra in uno stato di latenza, quasi una sorta di coma vigile, non so come chiamarlo, e va bene. Però a me non sembra che muoia. E quando serve, e quando si può, torna a essere chiamato in gioco. Nel corso del ventennio, ecco, ci ricolleghiamo al momento da cui partivo, la sua elasticità, se vogliamo chiamarla così per intenderci, gli consente di accogliere le istituzioni prodotte dalle leggi fascistissime, che portano a un funzionamento, certo, tutto diverso da quello immaginato, seppur fumosamente, nel 1848. Però qua la sopravvivenza della monarchia, mettiamola anche qua come vogliamo, accettata, calcolata, subita da Mussolini, possiamo discuterne, rappresenta una componente decisiva per definire questo quadro. La dinastia Sabauda, che pure è incarnata da questo monarca spigoloso, che già per sua vocazione personale è così poco incline alla visibilità. E dunque, scusate, è lì il gioco simbolico. Questo è un fattore che favorisce il crearsi di un'immagine così diafana della carta statutaria, perché corona e statuto vivono di un legame a doppia corda, irrescindibile. E quindi questa re che si fa vedere poco inevitabilmente va a influenzare la poca visibilità dello statuto e viceversa. Però la presenza di questa corona e di questo re, pur fatto in questo modo tutto particolare, trascina, per così dire, all'interno dei vent'anni di potere mussoliniano un carico di reti di fedeltà, di riferimenti politici, di risorse simboliche, di tradizioni, di passato, che è una vera e propria palla al piede per il fascismo. E che a me sembra ci permette di concludere, e così riprendo il titolo del mio intervento a sua conclusione, che lo statuto di fronte al fascismo non si dissolve mai del tutto, rimane una presenza, pur con tutte le complessità del caso, a mio parere decisiva. Vi ringrazio e spero di aver rispettato i tempi. Grazie, siamo noi che ringraziamo te Paolo per questo affresco molto persuasivo, ci restituisce la grande complessità di questo ventennio, ma anche ne traccia, diciamo così, i fili sintetici anche di lungo periodo. E del resto, grazie anche per aver citato più volte l'articolo 5 dello Statuto, che è il tema di Gerardo Nicolosi, e che anche per questa inversione, diciamo così, dell'ordine del giorno che Andrea Ungari ha stilato con la sua consueta dottrina, ecco, ci permette appunto di ragionare in termini sintetici su questo tema dei poteri regalistici. Quando studiavo la
la Costituzione francese, questo tema dell'apparato regalistico, del controllo da parte del capo dello Stato dell'apparato regalistico risaltava. E questo probabilmente risalta anche nella continuità di lungo periodo della storia costituzionale italiana. Ma di questo, questa è una mia curiosità, e di questo e ben altro parlerà Gerardo Nicolosi, che è il direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Siena ed è un importante storico, tra l'altro, dell'età liberale. Grazie Gerardo, ricordando anche il recente scambio di ospitalità, sempre elettronica, presso la tua università, a proposito di una ricerca che ben conosce il successivo relatore, cioè Marco Maria Aterrano. Grazie e a te la parola. Bene, grazie. Anch'io ringrazio gli organizzatori di questo convegno. Un saluto al rettore della LUMSA, Francesco Bonini, che presiede questa sessione, e al presidente della Fondazione Ugo Spirito Renzo De Felice, Giuseppe Parlato, e un ringraziamento al professor Ungari per questo invito. Ti prego di parlare un po' più vicino al microfono, perché ti sentiamo un po' distante. Bene, allora, grazie agli organizzatori. Dunque, io ringrazio anche il professor Ungari per il tema che mi è stato assegnato, che considero, diciamo, di importanza centrale, come ovvio, per la comprensione dei meccanismi decisionali che hanno caratterizzato la vita istituzionale dell'Italia liberale. Lo ringrazio anche perché questo tema mi ha permesso di tornare ad alcuni classici della storia delle istituzioni, in particolare a un libro di Giuseppe Maranini, pubblicato nel 1926, Le origini dello Statuto Albertino, che è, appunto, in cui si legge che l'articolo, proprio a proposito dell'articolo 5, questo sanciva la transizione dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale, avvertiva che la risonanza del vecchio regime era ormai da vedere come priva di contenuto e con valore solo onorifico e formale. Ecco, nella sua interpretazione dell'articolo 5, Maranini sosteneva che il contenuto di anziano regime fosse stato svuotato progressivamente, sarebbe stato, cito, perso con gran rapidità in causa della quasi immediata evoluzione delle nostre forme di governo da costituzionali a schiettamente parlamentari. Ora qui ovviamente noi possiamo concordare sulla evoluzione, meno, diciamo, sulla tempistica, cioè sulla gran rapidità e sulla immediata evoluzione della forma di governo, c'è da fare qualche considerazione. È vero che una evoluzione, diciamo, ha poi consentito una erosione della prerogativa regia, ma tutto ciò avviene con grande difficoltà, ecco, diciamo così, tanto più sia nella politica, tanto più per ciò che riguarda la politica estera e ancor di più per la politica militare. Allora, intanto, semplicemente per aiutare, diciamo, l'argomentazione, in che cosa consisteva la prerogativa regia, io premetto che mi concentrerò più sulla politica estera, riservandomi, diciamo, al ruolo del re nella politica estera, riservandomi di trattare il ruolo del re nel come rispetto, diciamo, alla politica militare in sede di atti, se ci saranno. Allora, in che cosa consisteva la riserva regia in materia di politica estera? Io direi allora che per tutto l'Ottocento, possiamo tranquillamente dire sino al crepuscolo del regno, l'influenza regia poteva esplicarsi, diciamo, su due livelli: un livello diretto, diciamo, di iniziativa personale, chiamiamola di diplomazia privata, che si avvaleva dei legami dinastici o che si avvaleva, appunto, dei canali militari, penso soprattutto ad alcune figure particolari come gli attaché dislocati presso le missioni all'estero, oppure altre figure soprattutto militari direttamente in connessione
con gli ambienti di corte, e poi una invece influenza indiretta che riguardava soprattutto le nomine dei ministri degli esteri, dei segretari generali del ministero degli affari esteri e del personale diplomatico, sul quale il re ha avuto sempre grande influenza. Questo è un dato accertato, diciamo, a livello dalla ricerca storica. Quindi è vero che la presenza del re nella gestione della politica estera diminuisce a seconda del grado di parlamentarizzazione del sistema, però vale una premessa, cioè, a partire dal 1848 e poi dal periodo unitario, questa evoluzione non è immediata, come scriveva Manarino, né si può dire che fosse rappresentata da una curva crescente, cioè si può, ricorrendo ad un ipotetico piano cartesiano, noi forse possiamo rappresentarla con una linea spezzata, cioè abbiamo delle fughe in avanti verso una evidente emancipazione della politica estera dagli ambienti di corte e delle brusche battute di arresto che segnano un ritorno in grande stile del protagonismo regio. Allora, guardando, diciamo, al classico di Federico Chabot, la sua storia della politica estera, il 1800, della politica estera italiana dal 1870 al 1896, il 1870 segnerebbe, diciamo, anche in questo senso una svolta dalla quale non era più possibile tornare indietro. Secondo Chabot, e cito sue parole, sembrava finito il tempo del secret du roi, delle sue iniziative personali al di fuori e al di sopra dei ministri. Tuttavia, attenzione, anche qui, riguardo alla storia pregressa, prima del 1870, è necessario sottolineare l'importanza del periodo cavuriano. E con Cavour prende forma, è noto, un sistema in cui il governo poggia su una maggioranza parlamentare. E il fatto che Cavour poggiasse la sua azione, in seno alla quale, come noi tutti sappiamo, è fondamentale, diciamo, la politica estera, ecco, che poggiasse la sua azione di governo su una solida maggioranza parlamentare, che è maggioranza politica, va bene? Ecco, tutto ciò riduce lo spazio di manovra della corona. E certamente non è un caso che la carica di ministro degli esteri viene assunta ad interim dal presidente del Consiglio. Ora, qui si può sicuramente parlare di una prima timida erosione della prerogativa regia. Su questa erosione della prerogativa regia bisogna valutare anche l'influenza dell'affermarsi di un primo nucleo di diplomazia al servizio di un progetto politico di livello nazionale, cioè una diplomazia che ha dei caratteri suoi propri, cioè è vero che da un punto di vista geografico è ancora prevalentemente piemontese, ma è ideologicamente ben marcata, molto omogenea, cioè è una diplomazia liberale, è saldamente, diciamo, convinta dei principi unitari e sociologicamente con una componente borghese molto forte, e tutto ciò, ovviamente, favorisce una emancipazione, ripeto, ancora molto relativa dall'elemento regio. E questa diplomazia è una delle principali armi di cui si serve Cavour per portare a compimento la sua rivoluzione nazionale, e, come sappiamo, trovandosi non sempre in sintonia con l'iniziativa regia. E qui vale, a dimostrazione di questa attitudine del conte agli affari esteri, vale forse su tutti l'aver portato in discussione in Parlamento il trattato di alleanza con Francia e Inghilterra sulla questione d'Oriente nel 1855, un gesto che già Ennio di Norfo definì di importanza capitale, però attenzione, un gesto che non ebbe seguito. C'è un vecchio saggio di Mario Caravale del 1978 in cui scrive che trattati di questo tipo tornarono subito a far parte nuovamente della sfera degli affari riservati, e questo vale nel caso dell'alleanza con la Francia nel 1859, con la Prussia nel 1866, nel caso della Triplice nel 1882, negli accordi Prinetti-Barrère del 1902 e vale anche per il patto di Londra. Quindi poi che cosa succede nella fase successiva? Con la scomparsa di Cavour è indubbio che il sovrano torni ad occupare una posizione
centrare. E ho apprezzato molto, d'altronde conosco i suoi studi, l'intervento di Fabrizio Rossi, perché ha evocato anche lui i casi delle dimissioni Minghetti per la Convenzione di settembre 1864, quelle di Rattazzi del 1867 sulla questione romana. Sono momenti, diciamo, in cui si fa sentire pesantemente l'azione, l'influenza di Vittorio Emanuele II. Il protagonismo monarchico proprio nella sfera degli esteri si esprime anche con la nomina a ministri che sono tutti graditissimi, più che graditi, cioè sono uomini di corte, da partire dallo stesso da Rattazzi, marzo 1862, Alfonso la Marmora, 1864, giugno 1866, e Luigi Federico Menabrea, ottobre 67, dicembre 69, sono ministri degli esteri tutti molto graditi a corte. Oppure attraverso la nomina nella stessa carica di diciamo personalità che sono poco influenti, tali da facilitare da dietro le quinte l'azione diretta del monarca. E qui i casi da citare sono quelli dei ministri degli esteri Giuseppe Pasolini, siamo tra dicembre 62 e marzo 63, e Pompeo di Campello, aprile-ottobre 1866. Ecco, passando alla fase successiva, anche qui con la sinistra al governo la situazione non cambia. È vero, come ha ricostruito Paolo Colombo in un suo studio, che si assiste ad una crescita, diciamo, dell'esecutivo, ma proprio perché si ha la percezione che il Parlamento stia contemporaneamente, diciamo, si ha questa percezione che il Parlamento stia assumendo un ruolo maggiore, ecco, allora gli affari esteri sono ancora più nascosti in qualche modo dall'influenza, tenuti al riparo, scusate, dall'influenza parlamentare. Quindi il cambio della guardia non significò alcuno sconvolgimento nel campo della gestione degli affari esteri, tanto più è da valutare un altro aspetto, che la nuova classe politica al governo, che si muove in sostanziale continuità, ha una necessità, diciamo, quella di tranquillizzare le cancellerie europee, per molte delle quali erano memori del passato rivoluzionario di molti degli uomini che ora si trovavano al governo. Ora, questo è evidente se noi guardiamo, diciamo, alla politica del personale, cioè se guardiamo per esempio ai movimenti diplomatici nelle sedi di Inner Circle, notiamo un'influenza chiara del re in queste decisioni. Su tutti vale la pena di menzionare l'invio di Menabrea come capo missione a Londra e di Cialdini a Parigi. Anche in questo caso si tratta di uomini che sono dei fedelissimi della colonna. Questo vale per l'Inner Circle, così come vale per le nomine in amministrazione centrale, quindi è tutto in grande continuità. Così come, altro aspetto, deve essere letto in questo senso il ricorso a un reclutamento davvero spregiudicato di personale diplomatico di estrazione nobiliare, che addirittura falsa, diciamo, cioè che si registra come, che si impone come in assoluta controtendenza rispetto all'ascesa del ceto borghese all'interno della diplomazia nazionale, che si registra nel periodo cavuriano, cioè agli esordi, proprio dal periodo preunitario, diciamo, in poi, e poi si registra nel periodo giolittiano. Il periodo della destra storica, della sinistra storica, è un periodo in cui si registra il massimo livello di presenza della nobiltà nella diplomazia, il che, diciamo, la dice lunga. Quindi c'è una convergenza, diciamo, di interessi tra sinistra storica e monarchia. La monarchia manteneva una posizione centrale, facendo valere ancora le vecchie affinità dinastiche. Indicativo in questo senso è il viaggio a Vienna di Umberto I nell'autunno del 1881, che avvia, diciamo, la preparazione della triplice alleanza, scelta che
appunto la storiografia ha, ha messo in relazione con il desiderio della dinastia di appoggiarsi alle grandi monarchie continentali in funzione antirepubblicana. Ecco, periodo successivo, la fase crispina, non c'è dubbio che in questo senso si tratti di una fase critica, diciamo, dei rapporti sovrano, governo, diplomazia, però ecco, la personale interpretazione di Crispi del proprio ruolo di Presidente del Consiglio faceva sì che poi alla fine non si uscisse da una interpretazione tradizionale dell'articolo 5. Certo, è vero, se guardiamo all'intensità del ciclone riformatore crispino, nel suo insieme, diciamo, risulta evidente che diciamo, c'è una volontà di accrescimento del potere ministeriale che si risolveva inevitabilmente in un tamponamento dell'influenza regia. Però, per esempio, nella politica del personale, Crispi fu molto più drastico nell'amministrazione centrale, e qui il caso da portare, il caso paradigmatico, è il rapporto assolutamente traumatico tra Pisani Dossi e Giacomo Malvano. Però a livello di amministrazione periferica, diciamo, le posizioni, cioè la riserva reggia non viene intaccata, se si esclude nel caso del siluramento di Luigi Corti e soprattutto del marchese Oldoini, che fu un caso. Oldoini era il nostro rappresentante a Lisbona dal 1867, era in ottimi rapporti con il re del Portogallo Luigi I di Braganza, che era sposato con Maria Pia di Savoia. Oldoini era considerato un amico di famiglia e non valsero, diciamo, le rimostranze dello stesso Oldoini che si rivolge al ministero al ministro della Real Casa e poi ancora alla contessa di Castiglione, perché Oldoini fu in sostanza silurato da Crispi, e quindi Umberto dovette sostanzialmente subire il suo richiamo. Però ecco, quindi periodo, ripeto, complesso, ma da una parte, diciamo, nella ricerca di una nuova diplomazia e anche di una sua democratizzazione, lo sappiamo, ci furono dei tentativi in questo senso. Crispi con le sue riforme ha indubbiamente agito nel senso di un ulteriore esautoramento delle tradizionali prerogative regge. Dall'altra, però, questa concezione, diciamo, come la chiamava Jemolo, tedesco-austriaco-imperiale, diciamo, del sistema politico, fa sì che poi alla fine, diciamo, non ci potesse essere uno sganciamento totale dall'elemento monarchico. La fine traumatica dell'esperienza crispina, il ritorno sulla scena di Emilio Visconti Venosta, apre una nuova fase in cui il protagonismo della corona è ancora una volta evidente. Per esempio, nella interpretazione dei classici della storia della politica estera italiana, il triplicismo corretto, cioè il colpo di timone della nostra politica estera, di cui parlò Enrico Serra a Cavaliere del Secolo, fu caldeggiato dai Savoia. Vittorio Emanuele III è Enrico Serra ha parlato di una vocazione politica attiva di Vittorio Emanuele III, già notata per esempio da un osservatore particolare come Camille Barrère nel periodo della sua missione diplomatica in Italia. Aveva Barrère una grande considerazione del re, delle sue visioni di politica internazionale. E uomo del re fu sicuramente Prinetti a capo degli esteri nel 1901, come bilanciamento in senso conservatore del ministero Zanardelli Giolitti, e quindi particolarmente gradito alla corona. Ho apprezzato molto e concordo con lui quanto ha detto Rossi, è vero, su questo discorso, d'altronde lui lo sa meglio di me, questo discorso di una maggioranza che non esisteva, una maggioranza di centrodestra, si tratta di un'influenza netta della corona e che ci aiuta a leggere, diciamo, una esigenza di bilanciamento e una garanzia nel campo della
del Ministero degli Esteri. Primetti, nonostante diciamo il breve mandato condizionato, come sappiamo, dai problemi di salute, Primetti fu un ottimo ministro degli Esteri, e diciamo la sua nomina si deve vedere, cioè si inserisce nell'ambito di quella svolta già segnata da Visconti Venosta di allontanamento graduale, anche in questo caso timido, dalla triplice. Ma Primetti già dal 1891 alla Camera si era espresso in termini molto critici nei confronti della triplice alleanza. Il periodo giorittiano, sì, è vero, ma in un certo senso si registra un passo decisivo verso la parlamentarizzazione, una miglior definizione delle competenze, e qui l'atto da citare, il decreto Zanardelli del 1901 sulle attribuzioni del Presidente del Consiglio. Sarebbe diciamo scorretto non riconoscere uno spostamento del baricentro del potere dal re al governo, un governo che vuole rendersi maggiormente autonomo nel campo della politica militare. Qui cito diciamo la nomina nel 1907 da parte di Giolitti dell'unico ministro della guerra politico, cioè un non militare, non appartenente alle forze armate, che era l'ex sindaco di Torino e poi senatore Severino Casana. Si può dire però che, ripeto, nel campo della politica estera l'influenza continua. Vittorio Emanuele III quindi fa valere la propria prerogativa. Dopo Primetti volle l'ammiraglio Morena a capo della Consulta nel 1903 e poi avalla la soluzione Tittoni, che diciamo è una nomina particolare, perché è indubbio che Tittoni fosse ben visto da Casa Savoia anche per la conoscenza diretta che di lui doveva avere Vittorio Emanuele III, ancora principe di Napoli, ai tempi in cui Tittoni svolgeva l'ufficio di prefetto della città partenopea. È una nomina che spiazza la diplomazia, che come è noto, perché Tittoni proveniva dalla carriera prefettizia, la diplomazia non aveva in grande stima la carriera degli interni, però è certo che le nomine vengono ancora attentamente vagliate dal re. Una fonte autorevole in questo senso è il diario di Alessandro Guiccioli, in cui relativamente a questa fase, ecco, scrive appunto che il re era attentamente informato di tutte le questioni di politica estera, anche del suo caso personale. Così come l'influenza dinastica non è destinata a diminuire con i ministri di San Giuliano e Sonnino. Di San Giuliano è perfettamente funzionale ai propositi modernizzanti dell'Italia giurittiana, però attenzione, nel 1907, quando era capomissione a Londra, a un certo punto scrive a Tittoni manifestando la convinzione appunto di quanto fossero importanti i legami dinastici, i rapporti tra sovrani e dinastie nella trattazione di affari, di politica internazionale, anche di una certa importanza. Scriveranno maggiore influenza di quello che generalmente si può credere. E Di San Giuliano sfrutta molto questi legami, così come Sonnino. Sonnino ovviamente in fondo era l'uomo del torniamo allo statuto, è uno strenuo difensore del segreto diplomatico, considerato da lui fondamentale per la buona riuscita degli affari internazionali. E certo qui forse un approfondimento, un'analisi dell'organizzazione del Ministero degli Affari Esteri ai tempi della gestione di Sonnino, mi riferisco soprattutto all'amministrazione centrale, aiuterebbe di molto l'analisi. Però qui ecco, ci limitiamo soltanto a segnalare quanto è già stato ricordato in alcuni interventi precedenti, cioè è assolutamente da presumere che l'evento bellico spingesse ancora di più il sistema verso una interpretazione del dettato letterale dell'articolo 5, e possiamo dire che in effetti di questo si trattò, a partire, è già stato ricordato, dal ruolo del sovrano nell'ingresso dell'Italia nel conflitto a fianco delle potenze dell'intesa, ciò di cui appunto la storiografia si è ormai occupata a fondo. E d'altronde è noto come Vittorio Emanuele III aveva già seguito attentamente i negoziati condotti da Sonnino e poi
aveva dato il suo beneplacito per la conclusione dell'accordo con la triplice intesa. E questo rapporto continua nell'immediato dopoguerra. Anche Carlo Sforza è un ministro che si rivolge spesso al re, che ha dei rapporti costanti. Livio Zeno, nel suo ritratto di Carlo Sforza, appunto ricorda come anche Sforza non era sfuggito alla prassi consolidata di tutti i ministri degli esteri che, appunto, uscendo dal palazzo della dal palazzo della Consulta, bastava che percorressero Piazza del Quirinale per andare a conferire con il re di questioni di grandi e piccole di politica internazionale. Quindi concludo, diciamo, che questo, diciamo, che sicuramente la presenza del re nella politica estera caratterizza in maniera costante tutto il periodo liberale. Questa influenza non ha un andamento lineare, è di intensità variabile. Ci sono dei momenti in cui si registra una maggiore autonomia del governo e altri in cui si registra un ritorno dei fattori dinastici e di contrazione dell'autonomia ministeriale. Questa variabilità è dipesa dalla interpretazione, anche dall'interpretazione del sistema da parte dei soggetti che si sono succeduti nell'ambito della sfera decisionale della politica estera. Nonostante una parlamentarizzazione del sistema progressiva, come dicevamo, però ecco, possiamo dire che gli affari esteri rimangono sottratti in parte dalla influenza delle Camere, sostanzialmente confinati nel quadrilatero Corona, Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri, Alta Diplomazia. E per Alta Diplomazia mi riferisco al Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e ai capi missione, e nemmeno tutti, ai capi missioni di Inner Circle. Però attenzione, una cosa io mi sento di dirla, cioè sebbene di impatto limitato e in maniera indiretta, cioè un momento di controllo parlamentare nella politica estera del paese c'è stato. E qui bisogna ricordare, per esempio, come momento paradigmatico, l'esame e la votazione del bilancio del Ministero degli Esteri, perché queste erano occasioni, costituivano occasione importante per dibattere di problemi di politica internazionale. Ricordiamo per esempio la critica alla politica coloniale di Mancini nel 1885 che portò alle dimissioni di De Pretis quando il bilancio degli esteri fu votato a maggioranza, siamo nel giugno del 1885, la caduta del sesto governo De Pretis. Poi non è da sottovalutare una incidenza indiretta del Parlamento, cioè il Parlamento è pur sempre la cassa di risonanza degli interessi, degli umori delle classi dirigenti, che ha con delle ricadute sugli indirizzi generali del governo. Abbiamo già parlato di Cavour, per il quale appunto il dibattito parlamentare era, diciamo, un modo, per occasione per lanciare, diciamo, un messaggio di ambito europeo. Però per esempio pensiamo all'azione di Visconti Venosta negli anni 60-70 dell'Ottocento, che è sorretta da una omogeneità di vedute nell'ambito della classe politica e che trova espressione nelle maggioranze della destra storica. Pensiamo per esempio all'opposizione ai provvedimenti crispini più radicali da parte dell'amministrazione, della burocrazia del Ministero degli Esteri. Ecco, questa opposizione condotta dalla burocrazia però dovette avere, nonostante la scarsa considerazione che Crispi aveva delle Camere, però dovette avere dovette trovare una qualche sponda, diciamo, nella compagine parlamentare. Ancora pensiamo per esempio alle riforme Tittoni o alle riforme di San Giuliano dell'amministrazione centrale degli affari esteri. Mi riferisco soprattutto alla prima riforma, cioè quella di Tittoni, che è importantissima perché, diciamo, si tratta di un adeguamento della macchina ministeriale alle esigenze, alle nuove sfide della politica internazionale. Ecco, tutto ciò, queste riforme sarebbero rimaste carta bianca se, diciamo, non ci fosse stata una maggioranza giolittiana. Quindi ecco, questo a parziale se può servire, ma io penso che sia importante sottolineare che sì, nessuno mette in dubbio
diciamo, la prerogativa regia è l'esistenza di una riserva in cui il re fa sentire pesantemente la sua influenza, ma diciamo forse a correzione delle interpretazioni più drastiche in questo senso, ricordiamo che una qualche evoluzione, diciamo, del funzionamento in senso più democratico dei meccanismi decisionali negli affari esteri deve essere in qualche modo rilevata. Mi fermo qui, vi ringrazio per l'opportunità e rimango ancora un po' tra voi, e poi però vi devo lasciare per un altro impegno di carattere amministrativo. Grazie. Grazie, grazie molte al professor Gerardo Nicolosi per questo affresco veramente molto puntuale che peraltro ci illustra delle dinamiche veramente di lungo periodo che attraversano tutta la storia costituzionale italiana, anche sia per l'aspetto politica estera che per l'aspetto politica di difesa, fino ai nostri giorni, è il tema appunto dell'apparato regalistico. E andiamo adesso con Marco Maria Aterrano, che, beato lui, appartiene ad una generazione più giovane, ma diciamo così il rapporto tra le generazioni è quello che fa vivere anche il dibattito storiografico. Marco Maria Aterrano è ricercatore all'Università di Messina, in particolare nel Dipartimento di Scienze Giuridiche e Politiche, dove c'è un'alta densità di storici delle istituzioni politiche, e quindi questo in qualche modo ce lo avvicina ulteriormente. E il suo tema è la battaglia referendaria del 2 giugno 1946. Grazie Marco, e a te la parola. Forse devi attivare il microfono. Chiederei magari alla regia, io ti consiglierei di uscire e rientrare secondo il vecchio metodo. Ecco, adesso va bene, ok. Ho cambiato l'impostazione, sì, era settato sul computer e non sulla webcam. Scusate per questo inconveniente. Grazie Francesco Bognini dell'introduzione. Proverò, diciamo, a non dare una cattiva impressione della mia generazione che oggi qui rappresento. Ringrazio ovviamente tutti gli organizzatori, e in particolare il professor Giuseppe Parlato, Andrea Ungari, che mi ha invitato ad essere qui e per avermi offerto ovviamente l'opportunità di partecipare ad un evento che fino a questo momento, diciamo, si è rivelato di estremo interesse, e naturalmente anche di riflettere ulteriormente su un tema che trovo di grande rilievo nel quadro della transizione istituzionale italiana del secondo dopoguerra. A me è stato chiesto, diciamo, come può facilmente suggerire il titolo del mio intervento, di offrire una panoramica sull'evoluzione della battaglia referendaria del maggio-giugno 1946, e ho inteso farlo fornendovi non soltanto una descrizione dei suoi aspetti più prettamente politico-giuridici, quindi con la ricostruzione del quadro istituzionale nell'ambito del quale avviene il delicato passaggio di consegne del giugno del 46, ma anche offrendo, per quanto poi tra l'altro mi sia possibile in una relazione di 25-30 minuti, un approfondimento su alcune delle ricadute in termini di mobilitazione popolare che tutta questa battaglia aveva avuto poi nelle regioni in cui i Savoia godevano di grande seguito anche dopo la sconfitta. E ho così preferito, diciamo, concentrarmi sulla preparazione di un intervento in due parti, con la prima un po' più descrittiva e la seconda un po' più incentrata su ricerca d'archivio, con questa seconda sezione, lasciatemelo dire, che nasce e si sviluppa nell'ambito del progetto nazionale Sisco sul referendum del 2 giugno, coordinato da Maurizio Ridolfi, e che andrà ad analizzare la reazione delle regioni meridionali, in particolare della città di Napoli, all'esito del voto referendario. E così facendo proviamo ad interpretare il titolo della mia relazione nel senso più completo, ma naturalmente, inevitabilmente, dobbiamo partire da una rapida ricostruzione del contesto e dal provare a delineare magari quelli che sono i punti nodali dello scontro tra corona e governo che si verifica nei concitati frangenti della transizione istituzionale tra maggio e giugno del 46. Ora,
la battaglia referendaria, che tecnicamente viene avviata dalla convocazione della consultazione nel marzo del 46 con un decreto legislativo del 16 marzo, si accende quasi improvvisamente con le ampie manovre di inizio maggio, quando sostanzialmente la Casa Savoia gioca d'anticipo e procede, diciamo, all'abdicazione di Vittorio Emanuele III in favore del figlio Umberto, e qui siamo al 9 maggio. In quelle stesse ore, tra l'altro, Umberto scriveva al capo del governo, Alcide De Gasperi, informandolo non solo del fait accompli dell'avvenuta successione, ma anche dell'impossibilità per il governo di impugnare da parte dell'esecutivo quella che a tutti gli effetti era considerata la prima grande rottura della tregua istituzionale che aveva caratterizzato l'equilibrio politico-istituzionale fino a quel momento. Ciò nonostante, ne segue una campagna elettorale nelle settimane centrali di maggio, che si svolge in un'atmosfera di sostanziale tranquillità, seppur questo, diciamo, è affermato da diversi studi, nel contesto di una enorme mobilitazione popolare. Sfilano infatti nelle città della penisola milioni di cittadini in numerose manifestazioni di diversa ispirazione politica, con, e qui vi cito, Gambino, con i due schieramenti contrapposti che evitano di affrontarsi e di scontrarsi. E le piazze italiane di quelle settimane, tra l'altro, anche per richiamarne un po' la descrizione che ne dà Giovanni De Luna, anche qui vi cito, si riempirono di folle che vissero con passione un inedito protagonismo collettivo, attraversate da una febbre di attivismo nella quale la vischiosità del passato sembrò svanire in un presente carico di speranze. E quindi ci troviamo qui in un contesto in cui abbiamo un ritorno alle urne dopo un lungo ventennio di attesa, un particolare investimento sentimentale di una popolazione che riemerge a stento, diciamo, dalle difficoltà di una guerra che si è conclusa ma che si trascina ancora, diciamo, in diversi dei suoi aspetti più deteriori. E quindi, diciamo, tutto questo ingenera una forte trepidazione nelle diverse regioni italiane, ansiose in questo momento di esprimere la propria preferenza e di partecipare attivamente all'avvio di una nuova fase della rifondazione dello Stato italiano. E questa però è una campagna elettorale in cui si verifica anche un secondo strappo istituzionale consumato, stavolta da parte di Umberto, che partecipa in diverse occasioni a viaggi elettorali, tanto nelle regioni del nord quanto in quelle del sud. Lo vedremo, diciamo, nella seconda parte della relazione, proverò a condividere con voi alcune immagini che testimonieranno, diciamo, alcuni di questi momenti in cui appunto ci sarà la partecipazione di Umberto ad alcune manifestazioni a Napoli. E in un secondo momento, alla fine di maggio, con il lancio di un proclama alla nazione in cui si prometteva un secondo referendum istituzionale che sarebbe arrivato, in caso di vittoria monarchica, subito dopo la nascita del nuovo Stato italiano, a chiusura, diciamo, dei lavori della Costituente. Le stesse giornate elettorali del 2 e del 3 giugno, in cui si svolge la consultazione elettorale tanto per il referendum quanto per l'Assemblea Costituente, si svolsero in modo tutto sommato ordinato. Se si escludono infatti alcuni incidenti dovuti all'eccessiva affluenza e alla lentezza delle operazioni elettorali, che aveva provocato, diciamo, in alcuni casi l'irruzione del pubblico in qualche seggio, la situazione generale all'indomani del voto era considerata assai incoraggiante dal Viminale in particolare, quindi da Giuseppe Romita, e le complicazioni iniziarono a presentarsi soltanto pochi giorni più tardi, quando l'attenzione della penisola tutta si concentrò sull'esito, meno scontato di quanto previsto, della consultazione referendaria. Ora, come risaputo, i primi dati relativi al voto arrivarono al Viminale nel giro di 48 ore, ma in prevalenza dalle regioni meridionali, dove naturalmente il voto era stato espresso in maggioranza in favore della conservazione della monarchia e non dell'instauramento della Repubblica, creando così quella che è stata poi definita da alcuni giornali un'atmosfera di attesa ottimistica, tanto sulla stampa meridionale quanto tra quelle fasce della popolazione che appunto avevano sostenuto la monarchia. Nella notte tra il 4 e il 5 giugno, però, con l'arrivo dei dati dalle regioni settentrionali massicciamente invece in favore dell'instaurazione di un regime repubblicano, queste premesse iniziali venivano sovvertite, e nella giornata del 5, quindi, quando si arriva alla proclamazione, alla prima delle proclamazioni ufficiali dei risultati referendari,
con un quadro generale in costante evoluzione, ma ormai con la bilancia elettorale che pendeva evidentemente in favore della Repubblica, si iniziarono a registrare i primi disordini nel Mezzogiorno. Ma di questo, come vi dicevo in apertura, parleremo un po' più avanti. In quello stesso pomeriggio, quindi siamo nel 5 giugno, intanto Romita aveva reso noto i numeri ufficiali del voto con i famosi 12.182.000 per la Repubblica e 10.360.000 e qualcosa per la monarchia. In quella stessa giornata la famiglia reale, fatta eccezione per Umberto, si era trasferita a Napoli, da dove tra l'altro all'alba del giorno seguente sarebbe poi partita a bordo dell'incrociatore Duca degli Abruzzi alla volta di Lisbona. E da questo momento ci troviamo in una situazione in cui, con Umberto ancora a Roma e in attesa della proclamazione ufficiale dei risultati, che a questo punto doveva giungere dalla Corte di Cassazione il 10 giugno, la concordia che aveva segnato i rapporti tra la corona da una parte e il governo dall'altra inizia un po' ad incrinarsi. E questi interludio, diciamo, possiamo definirli come giorni confusi in cui tra le preoccupazioni per la gestione dell'ordine pubblico che iniziano a suscitare determinate preoccupazioni, la necessità di garantire una transizione ordinata e le contestazioni che iniziavano ad arrivare dal mondo monarchico, le tensioni tanto nei palazzi romani quanto nei centri urbani del Mezzogiorno si facevano sempre più evidenti. Tutto questo anche e soprattutto perché la Repubblica aveva, come ampiamente previsto, vinto, sì, ma con uno scarto minore rispetto alle aspettative di tutto. E questo ovviamente non poteva che provocare reazioni nel campo monarchico, dove si iniziava ad intravedere uno spiraglio per aprire una contestazione dei risultati referendari. A livello nazionale, infatti, passati i primi giorni di smarrimento, i monarchici avevano iniziato a dare battaglia sul piano giuridico e politico all'esito dell'appuntamento referendario. Erano partite in direzione del governo numerose accuse di brogli elettorali, di manipolazione dei numeri complessivi della votazione. A Roma, per esempio, viene imputato a Romita di avere 1 milione di schede repubblicane nel cassetto e tutta una serie di vicende simili. Una serie di iniziative, naturalmente queste, che avevano l'obiettivo di ottenere la ripetizione della consultazione elettorale, cercando tra l'altro anche l'appoggio degli alleati in questa impresa, mettendone in dubbio la regolarità. E in questo ambito, di certo, l'iniziativa di maggior rilievo è quella portata avanti da un gruppo di giuristi dell'Università di Padova, secondo i quali i risultati non potevano ritenersi definitivi, in quanto il loro ricorso, diciamo, si fondava su una questione di formulazione della legge che aveva convocato il referendum, quel famoso decreto legislativo del 16 marzo del 46, in cui l'articolo 2 faceva riferimento esplicitamente alla maggioranza degli elettori votanti, che doveva dunque, nell'interpretazione di questi giuristi, includere anche le schede bianche e quelle nulle, e non soltanto le preferenze correttamente espresse dai votanti, quindi o alla Repubblica o alla Monarchia. In questo momento, tra l'altro, di grande confusione, la cifra complessiva dei votanti non era ancora stata resa nota e non era neanche disponibile al Viminale all'epoca, e su questo, tra l'altro, si incentrerà poi una dura battaglia legale nei giorni a venire. Il problema, però, era, tra l'altro, ulteriormente complicato dal fatto che nel decreto del 23 aprile, quello che conteneva, diciamo, le norme attuative di quello precedente, si limitava a parlare nei suoi articoli 16 e 17 esclusivamente di sommare i voti attribuiti alla Repubblica e quelli alla Monarchia, complicando, diciamo, ulteriormente il quadro della situazione. Ed è proprio in questo quadro che i sospetti sulla sorte dei voti non conteggiati iniziavano già a circolare negli ambienti monarchici e liberali, ed erano rafforzati dalla mancata comunicazione del numero complessivo dei votanti che siano recati alle urne nelle giornate del 2 e del 3 giugno, in sostanza. Numeri che mancavano, come vi dicevo poco fa, mancavano del tutto nelle mani dei responsabili del Viminale. E quindi, nel tentativo di diradare quantomeno parzialmente le incertezze di quei giorni, De Gasperi rilasciava nel pomeriggio del 7 giugno un comunicato che stabiliva in 23 milioni e mezzo la cifra dei votanti, ponendo quindi le preferenze per la Repubblica ben al di là della soglia
necessaria per garantirne la vittoria, anche se dovesse essere, se avesse dovuto essere accolto il ricorso dei giuristi padovani. I numeri naturalmente non sono quelli definitivi, questa è una cifra che verrà riconteggiata più volte e salirà fino ai 24 milioni e 9, diciamo, conclusivi, con 1,5 milioni di schede nulle e bianche che verranno conteggiate. In questo contesto di grande eccitazione, diciamo, i monarchici, e in particolare in questo caso il leader del Partito Democratico Nazionale, Enzo Selvaggi, iniziavano ad esercitare pressioni perché si andasse in direzione della ripetizione della consultazione elettorale, accusando in più occasioni il governo di aver compiuto gravi irregolarità e brogli elettorali, diciamo. Nel pomeriggio del 10 giugno, quando tutti si aspettavano che poi la Corte di Cassazione avrebbe risolto la questione pronunciandosi ufficialmente, annuncia i risultati ufficiali elencando i dati collegio per collegio, ma specificando tuttavia che questi non erano i dati da considerarsi definitivi fino ad un successivo pronunciamento che sarebbe arrivato il 18 giugno, quindi oltre una settimana dopo, insieme con il giudizio sul ricorso presentato non solo dai giuristi padovani, ma insieme agli altri circa 21.000 ricorsi che erano stati presentati in quei giorni. E quindi si viene a creare naturalmente un clima di grande e pesante sospensione, in cui si acuirono le tensioni tra il governo, che a questo punto anche comprensibilmente considerava chiusa la questione e automatico il trasferimento dei poteri, e la corona, dall'altra parte, che nella persona di Umberto aveva deciso di rimanere in Italia, anche comprensibilmente in attesa della proclamazione ufficiale, e quindi di non darsi ancora per sconfitto. Si profilava dunque una settimana di delicata attesa da trascorrere in una situazione istituzionale tra l'altro del tutto inedita. Qui si parla molto spesso tra l'altro del mancato accordo su una soluzione di compromesso. Si era pensato insomma di trovare un accordo interlocutorio tra Umberto e De Gasperi che spingeva naturalmente per l'immediato trapasso dei poteri con il re, che inizialmente aveva consentito che il Presidente del Consiglio esercitasse i poteri di Capo dello Stato a partire dall'11 giugno fino alla proclamazione dei risultati definitivi, ma che poi in un secondo momento era stato ritrattato da parte di Umberto dopo aver realizzato che questa non sarebbe stata una sua concessione, ma che questo trasferimento sarebbe avvenuto sulla base della legge, del decreto legislativo del 16 marzo. E insisteva quindi in questo caso piuttosto su una delega provvisoria al Presidente del Consiglio, e su questo scoglio, diciamo, si arenano un pochino le relazioni tra governo e corona di quella settimana. E si rischiò così naturalmente di far precipitare la situazione al punto che, come riportava un testimone di quei giorni, Mario Bracci, De Gasperi avrebbe minacciato Falcone Lucifero, ministro della Real Casa, con quella ormai famosa frase: domattina o verrà lei a trovare me a Regina Coeli o verrò io a trovare lei. E le giornate tra il 10 e il 12 giugno furono naturalmente quelle senza dubbio in cui giunsero a maturazione tutte le frizioni della settimana successiva al voto. In questo contesto la posizione sempre più sfuggente e conflittuale assunta dalla corona, che da una parte puntava serenamente ad aspettare il pronunciamento del 18 e dall'altra sembrava invece valutare le possibili opzioni in vista di una ripetizione o di una contestazione della consultazione, si accompagnava, o forse potremmo meglio dire generava, preoccupazioni sull'atteggiamento non solo delle forze armate, che in buona parte erano fedeli alla monarchia, in particolare l'esercito e i carabinieri, e della popolazione delle regioni meridionali, nell'eventualità di uno scontro che sembrava, anche se molto 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 ipoteticamente, sembrava sempre più poter scivolare verso una guerra civile. E qui, arrivati a questo momento della relazione, ha forse senso inserire nel quadro generale che vi ho delineato fin qui quanto stava accadendo a Napoli in quei giorni, che mantiene, diciamo, un rapporto di stretta codipendenza con l'evoluzione della situazione a Roma. Ci troviamo in un contesto di grandissima incertezza determinata dal trascinarsi della battaglia legale e in attesa della proclamazione definitiva dei risultati elettorali, e in questo contesto forse era quasi inevitabile che le tensioni esondassero a livello locale nei più grandi centri urbani che avevano votato in grande maggioranza per
la monarchia nelle regioni meridionali, sfociando in scontri di piazza, specie nella realtà, nelle realtà come quella napoletana, dove il voto si era appunto schierato, aveva espresso una forte preferenza per la monarchia. E quindi con l'atteggiamento che potremmo definire ondivago di Umberto, attendista quantomeno, in questi giorni, che non poteva che fomentare una reazione da parte dei suoi sostenitori, gli scontri di Napoli, secondo me, rispecchiano fedelmente quell'incertezza che ancora segnava il dipanarsi della questione istituzionale a livello nazionale, e con il passare del giornale noi vediamo che sempre più si gettavano le basi per gli scontri di piazza, con i dibattimenti tra la corona e il governo che costituivano dunque quella che è stata definita la premessa di una situazione esplosiva. Ovviamente si aggiungono in questo momento, si sovrappongono la cocente delusione per il ribaltone che era stato esperito tra il 4 e il 5 giugno, i diffusi sospetti di brogli, i timori per il cambiamento che si tradussero presto, soprattutto nel caso napoletano, ma non esclusivamente nel caso napoletano, in manifestazioni spesso scomposte, seppur in buona parte spontanee, a difesa del sovrano e dell'ordine che questi incarnava. All'interno di un simile contesto, Napoli fu teatro, nei giorni a partire dalla prima proclamazione dei risultati referendari, quindi dal 5 giugno, di alcuni dei più gravi disordini del secondo dopoguerra italiano. In quella che in passato, in un saggio che ho preparato qualche mese fa, mi è capitato di definire le sette giornate di Napoli, vale a dire la settimana di sommovimenti tra il 5 e l'11 giugno del 46, la città vide la delusione per i risultati nazionali rapidamente trasformarsi in rabbia, con una serie quasi ininterrotta di cortei, manifestazioni, scontri, tumulti, che risultarono alla fine di questa settimana in una quindicina di morti, centinaia di feriti e un'atmosfera da guerra civile che aveva determinato, e questo forse è il punto più importante per noi, il diffondersi di preoccupazioni per la tenuta dell'ordine pubblico non solo nella città di Napoli, ma in tutto il Mezzogiorno, e gettato ombre sul tranquillo passaggio di consegne a livello nazionale. E quindi, seppur sommariamente, diciamo, adesso proverò a ricostruire molto brevemente gli avvenimenti di quei giorni, aiutandomi e aiutandovi, se possibile, con il supporto di alcune molto, molto, molto interessanti fotografie che ho recuperato in un archivio locale, archivio fotografico Riccardo Carbone. Se mi è possibile, chiedo conferma che mi sia possibile di condividere lo schermo, se qualcuno mi fa un cenno. Forse dalla regia possono dire qualcosa, perché noi qui siamo... Intanto prova, magari. Io provo. Your entire screen, facciamo così. Condividiamo. Vediamo qui. Non so se mi vedete. No, questo no. Facciamo così. Eccolo qui. Vedete? Sì, lo prendo per un sì. Io non vi vedo più, quindi mi fido. Sì, sì, benissimo. Perfetto, perfetto. E diciamo, questa carrellata che vedrete scorrere sullo sfondo mentre vi parlo ci restituisce da una parte il livello di partecipazione popolare all'evento referendario nella città di Napoli e dall'altra le difficilissime condizioni in cui versava Napoli e il paese tutto nei mesi della consultazione referendaria e della transizione istituzionale. Innanzitutto ci sarà utile ricordare che il caso napoletano risulta di particolare interesse in questo frangente per l'ampiezza e l'importanza della vittoria elettorale che viene conseguita dal fronte monarchico, tanto nel referendum istituzionale quanto nella votazione per l'Assemblea Costituente. A Napoli, infatti, lo ricordo così giusto perché per vostra comodità, i risultati elettorali, quasi l'80%, il 79,94% delle preferenze espresse in favore della monarchia, per un totale complessivo di 350.000 voti espressi in favore della monarchia. I dati napoletani naturalmente costituivano un caso di rilievo non solo a livello nazionale, ma anche se posti a confronto con quelli di altre aree del Mezzogiorno, dove pure la vittoria monarchica era stata netta. E qui forse l'unica vistosa eccezione, questo lasciatemelo dire per questioni di appartenenza istituzionale, è forse quella di Messina, dove si superò l'85% delle preferenze.
Napoli, d'altra parte, era stata ed era la principale roccaforte monarchica italiana, con un solidissimo rapporto con la monarchia sabauda, e nelle settimane che avevano preceduto il referendum, tra l'altro, era diventata l'epicentro di una vasta concentrazione di energie legittimiste che provenivano ed erano provenute da tutto il Mezzogiorno. E alcune delle immagini, proprio questa per esempio, alcune di queste immagini che stanno scorrendo fanno infatti riferimento proprio a questo, a queste partecipatissime manifestazioni monarchiche che si erano tenute nella seconda metà del maggio del 46, e richiamano un po' quello che dicevo io sulla partecipazione di Umberto II alla campagna elettorale. Una volta proclamati i risultati nella giornata del 5 giugno, quelle energie che erano state fino ad allora, possiamo dire, imbottigliate e contenute, esplosero in una serie di cortei disordinati, in buona parte spontanei. Ci troviamo di fronte qui in questa settimana a scontri della popolazione inferocita e tra l'altro spaesata dalla sconfitta con la polizia, con il clero, con i repubblicani, in particolare con i comunisti, con tutti coloro, diciamo, che erano ritenuti responsabili di quella sconfitta. E diciamo, compatibilmente con quello che era il contesto dell'epoca, erano manifestazioni in cui si evidenziava un uso incontrollato di armi da fuoco, di bombe a mano, vi era una pervasiva diffusione di voci che oggi definiremo fake news, diciamo, sul ritorno del re in città e così via. Ora, quella che si combatte a Napoli è una vera e propria battaglia dei simboli. Con la forzata ostensione e rimozione dei vessilli monarchici in alcune occasioni, repubblicane in altre, da edifici pubblici e privati, che caratterizza l'intera settimana. Diverse sono infatti le manifestazioni di quella settimana che culminavano nella richiesta dei manifestanti di esporre o di ritirare una bandiera, in quelli che spesso erano i momenti in cui si condensavano tutte le energie e le tensioni di quei giorni. Lo stesso episodio più grave di quella settimana, gli scontri di Via Medina dell'11 giugno, che incidentalmente è forse l'unico evento di questa lunga mobilitazione a godere di una pur risicata memoria pubblica, nasceva dalla pretesa avanzata dalla folla, che in quel momento era di ritorno da un corteo funebre di uno dei caduti dei giorni precedenti, di rimuovere le due bandiere rossa e tricolore priva dello stemma sabaudo, che erano esposte al balcone del terzo piano della Federazione Comunista di Via Medina stessa. E per ricollegarci un po' al discorso di prima e alla questione nazionale, riallacciarci alla questione nazionale, nel corso di quelle sette giornate si assiste quindi ad un processo di progressiva intensificazione degli scontri, che andava di pari passo con l'inasprirsi della battaglia legale, politica e istituzionale che si combatteva a livello nazionale, fra le forze politiche del CLN da una parte e gli ambienti monarchici dall'altra, sull'esito effettivo della consultazione elettorale. E quindi potremmo dire sostanzialmente che gli scontri di Napoli ci forniscono l'immagine speculare di queste battaglie. Con lo scorrere delle ore, al progressivo crescere dell'incertezza politica, a Roma, diciamo, corrispondeva un progressivo aggravarsi della situazione in piazza. Altro fattore in questo contesto di grande interesse, anch'esso strettamente legato a quanto accadeva nella capitale, è la definizione di quel progetto che non era soltanto legittimista, ma separatista tout court in alcuni casi, che si manifestava a Napoli in quei giorni di inizio giugno. Tutte le giornate di protesta erano infatti iniziate, si erano poi man mano alimentate con la comparsa di manifesti lungo le strade del centro, quindi nei vicoli di Via Roma e di Santa Lucia, che incitavano i cittadini a non accettare l'esito referendario e quindi a promuovere, in risposta a quello che veniva considerata la rottura del patto nazionale che era stata firmata dai Savoia al momento dell'unificazione, a promuovere un movimento destinato a staccare il Mezzogiorno dal resto d'Italia. E ci troviamo in un frangente in cui contemporaneamente venivano per esempio diffusi numerosi appelli preparati da quelli che erano i prodotti della mobilitazione estemporanea di quei momenti, vale a dire, per citarne uno soltanto, il Movimento per la Liberazione del Mezzogiorno,
e da movimenti analoghi allo scopo di restituire al Mezzogiorno libertà e indipendenza politica. Quindi, volendo fare una mezza battuta, potremmo dire che mutatis mutandis, a 75 anni di distanza, le cose poi non è che siano cambiate così tanto. Ma tornando alla nostra vicenda, la cronaca degli eventi di quei giorni ci restituisce quindi il quadro di una città in profondo tumulto. E naturalmente la paura diffusa non solo a livello locale ma anche a livello nazionale era che un fallimento nel riportare la più grande città del meridione alla normalità e all'ordine avrebbe potuto significare l'incapacità delle istituzioni di gestire pacificamente la transizione dalla monarchia alla repubblica in tutte le regioni in cui i Savoia godevano ancora di un seguito fedele e molto molto evidente, molto rumoroso, ecco, possiamo definirlo, in quella settimana post-referendaria. E quindi la mattina del 12 giugno, avviandomi verso le conclusioni, così non vi rubo più tempo, all'indomani dei gravi scontri di via Medina, Napoli si svegliava ferita e il paese si svegliava scosso. Quell'unica ombra, virgolettato, di cui aveva parlato Carlo Sforza in un suo editoriale per il Corriere del 25-26 giugno, per indicare appunto con questa formula i dolorosi incidenti napoletani, aveva effettivamente portato ad un'accelerazione della ricerca di una soluzione di compromesso a livello istituzionale che risolvesse definitivamente quell'ansia di attesa dei risultati definitivi. E quindi lo scontro romano, che qui vediamo, vedete Lauro con il Partito Nazionale Monarchico sullo sfondo in uno dei suoi comizi, credo del 40, tardo 47, inizio 48. Quindi lo scontro romano che contrapponeva intanto con sempre maggiore durezza la corona al governo e che era stato naturalmente ulteriormente sollecitato dai fatti di Napoli, si concretizzò poi tra il 12 e il 13 giugno con uno scambio di lettere che finì per portare a conclusione l'intera vicenda con non una soluzione giuridica, che è quella che si attendeva dalla Corte di Cassazione il 18, ma con una soluzione politica, prima ancora che giuridica. I tempi della Corte infatti erano stati giudicati troppo lunghi per rispondere alla fluidità della situazione, incompatibili tra l'altro con quel deterioramento dell'ordine pubblico che iniziava a manifestarsi nelle regioni del sud. E quindi nella mattinata del 12, dapprima il Quirinale notificava a De Gasperi che il sovrano avrebbe atteso la proclamazione ufficiale dei risultati, quindi aspettando ancora una settimana verso il 18, e rifiutando definitivamente la soluzione di compromesso di cui si era continuato a discutere, tra l'altro, e che si prendeva per buono, d'altra parte, la necessità di conteggiare tutti i voti espressi e non solo quelli validi. A questo, che potrebbe quasi essere definito un atto di forza della corona che non prometteva niente di rassicurante, specialmente se si teneva in mente la situazione che si andava palesando nel Mezzogiorno, il governo di De Gasperi, compattamente, forse con l'eccezione di Cattani, non poté che rispondere con una dichiarazione altrettanto decisa, altrettanto recisa. E infatti nella notte seguente, quindi quella tra il 12 e il 13 di giugno, dopo una lunga discussione, il governo rilasciava un comunicato che istituiva di fatto un regime transitorio e attribuiva in linea di principio le funzioni di capo dello Stato al Presidente del Consiglio. Di fronte ad una presa di posizione politica di questa portata, naturalmente ad Umberto non rimaneva che scegliere una delle due strade a quel punto a lui disponibili: rispondere con un atto di forza, magari mobilitando le forze armate, i suoi fedeli, pur sempre ricordando che si era in una cornice di occupazione militare, oppure lasciare il paese, così come gli era già stato chiesto di fare, tra l'altro, una settimana prima, per evitare che quella che avrebbe potuto trasformarsi, lo vedete nelle ultime immagini che stanno scorrendo, avrebbe potuto trasformarsi facilmente in una guerra civile se tutto quello che era accaduto a Napoli fosse stato trasferibile, diciamo, a livello nazionale. E quindi scegliendo, e mi avvio davvero alla conclusione, scegliendo un'uscita di scena in linea con quello che tra l'altro era stato il suo atteggiamento prevalentemente responsabile fino ai giorni del referendum, Umberto
preferì accantonare quelli che erano stati, quelli che erano, secondo alcune ricostruzioni, non si sa neanche quanto attendibili, i piani dell'ala più lealista del suo entourage, che in alcuni casi si spingevano fino a sostenere un vero e proprio colpo di Stato con l'esautorazione del governo. Così, nel pomeriggio del 13 giugno, la battaglia per il referendum giungeva a conclusione con un'affrettata partenza dall'aeroporto di Ciampino verso in direzione dell'esilio portoghese di Umberto, senza discorsi di commiato, senza celebrazioni o senza i solenni passaggi di poteri che tra l'altro anche De Gasperi stesso aveva pianificato. E quindi una sola coda polemica ci restituisce un pochino il clima arroventato di quei giorni drammatici in cui si svolsero quegli ultimi giorni di coesistenza tra governo e corona. Alle sue spalle Umberto aveva lasciato un proclama agli italiani in cui di fatto accusava il governo di aver compiuto un gesto rivoluzionario, assumendo con atto unilaterale e arbitrario poteri che non gli spettavano, e tenendo in questo modo aperta una pur flebile opzione legittimista per il futuro. Con gli scontri di Napoli, di Roma e di altre città del Mezzogiorno, di Bari, di Messina e di altre, ormai riportati all'ordine, il paese però era ormai pronto a chiudere la pagina monarchica e a partecipare attivamente e pienamente alla ricostruzione del paese in quella che poi sarebbe stata la nuova cornice repubblicana, che era appunto stata inaugurata dopo quel momento di grande incertezza della transizione proprio in quei giorni. Io mi fermerei qui, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Marco, grazie a Marco Maria Aterrano che ci ha riportato nel clima del referendum e del post-referendum e ci ha anche mostrato forse, sia pure non nel contesto napoletano, le ragioni per cui in Italia poi non ci sarà una diciamo così, posizione legittimista, ecco. E questo naturalmente ha le sue radici anche nella complessa vicenda che ci è stata appena illustrata. E trarrà le conclusioni della mattinata e quindi di questo lungo percorso che poi ci introdurrà a dibattere su alcune delle dinamiche istituzionali della Costituzione repubblicana. Luigi Ciaurro, che è un alto funzionario del Senato della Repubblica, ma da tanti anni insegna discipline costituzionalistiche qui alla LUMSA e che è autore di tanti studi, non solo di diritto, ma anche di storia costituzionale. E il suo tema è un tema cerniera appunto nel nostro percorso, elementi di continuità e discontinuità tra lo Statuto Albertino e la Costituzione Repubblicana. Sua è anche la responsabilità di condurci alla sosta prandiale e quindi questo rafforza il termine di una mezz'oretta che abbiamo concordato. Grazie signor Rettore e buongiorno a tutti. A me è l'ingrato compito di chiudere la giornata. Desidero ringraziare gli organizzatori, i professori Bonini, Parlato e Ungari per avermi invitato a questo interessante momento di riflessione, anche per il tema che mi è stato affidato, continuità, discontinuità tra Costituzione e Statuto Albertino, che evidentemente è un tema estremamente suggestivo ma anche difficile da affrontare, perché innanzitutto evocherebbe percorsi impervi giusfilosofici. Il concetto giuridico di rivoluzione, mi viene in mente un saggio di Cotta del 1952, le differenziazioni tra vigenza formale, attuazione ed effettività dei testi costituzionali, fino addirittura al criterio del successo di Paresce. Dall'altro lato si pone la prospettiva dell'esegeta del diritto positivo, e anche un cultore del diritto costituzionale è innanzitutto un giurista
che deve, a mio avviso, ancorarsi a paradigmi legali molto forti, soprattutto quando si addentra in terreni estremamente franosi, come è quello della continuità e o discontinuità tra testi costituzionali scritti. Evidentemente il primo paradigma legale a cui ancorarsi, comodamente ma non tanto, in questo caso potrebbe essere quello della vigenza formale dei testi, di questi due testi costituzionali scritti. Credo che sia abbastanza condivisa l'opinione degli studiosi, sia giuristi che storici, sul fatto che potremmo al riguardo individuare tre periodizzazioni: vigenza dello Statuto Albertino, ordinamento costituzionale provvisorio, Costituzione del 1948. Ma questo ovviamente non esaurirebbe il problema dei nessi continuità e discontinuità tra i due testi costituzionali. A mio avviso, non so se ci sarà il tempo, eventualmente lo rinvierò alla elaborazione scritta, occorrerebbe anche altri tre aspetti: l'italiano costituzionale utilizzato dalle due carte, la forma di governo, chiamiamola così, affettiva, per non voler sposare criticamente le tesi della Costituzione materiale, e da ultimo anche, ma forse l'aspetto più interessante, la continuità ordinamentale tra i due periodi più che tra i due testi costituzionali. Partiamo dal primo paradigma legale cui ho fatto riferimento, quello della vigenza formale. E iniziamo dallo Statuto Albertino, stato ricordato, carta octroyée, 5 marzo 1848, ma entra in vigore per l'esattezza l'8 maggio 1848, perché l'articolo 82 dello Statuto conteneva una disposizione transitoria per cui espressamente la vigenza dello Statuto Albertino veniva differita alla data della prima riunione della Camera elettiva, e si capisce anche il senso di questa disposizione transitoria. E poi c'è il complesso nodo, lo ha già ricordato anche proprio questa mattina il professor Colombo, del dies ad quem. Quando è che cessa di avere vigenza lo Statuto Albertino? È una questione dibattuta. Il professor Colombo ha utilizzato una felice espressione di coma vigile dello Statuto Albertino, forse fino allo svolgimento, o meglio agli esiti appena ricordati, del referendum istituzionale. A mio avviso, anche se questo magari lo possiamo dire ex post, a mio avviso lo Statuto Albertino cessa con l'8 settembre. L'8 settembre sappiamo la tesi di Galli della Loggia, la morte della patria, ma ecco, se volessimo con un'immagine significativa voler collocare la frantumazione dello Statuto Albertino, ecco, quando il 9 settembre, quanto sembra, la divisa di sovrano di Vittorio Emanuele III viene gettata lungo la via Tiburtina all'inizio della fuga verso Pescara, ecco, direi che simbolicamente, seppur questo lo dico ex post, è quella la può essere considerata la cessazione dello Statuto Albertino. Di lì a poco verrà meno anche il principio dell'unità d'Italia, con l'instaurarsi di due ordinamenti statuali. Poi sappiamo che la storiografia e gli stessi giuristi contestano la nozione in senso stretto di Stato della Repubblica Sociale, ma forse le stesse considerazioni potrebbero essere perfettamente reversibili anche per il Regno del Sud. Comunque sia, questa perlomeno è la mia opinione, seppur ritengo che solo ex post si possa indicare l'8 settembre come data definitiva della cessazione. Certo, uno potrebbe anche dire che, per esempio, tra le carte dell'archivio storico del Senato
ho rinvenuto le riunioni della commissione istruttoria che si occupava sulla base dello statuto dei procedimenti penali nei confronti del Senato e pensate dei senatori e pensate l'ultima riunione è del marzo 1947, però sostenere che lo statuto Albertino sia andato avanti fino al marzo 1947 nonostante questo frammento burocratico citato mi sembrerebbe un pochino arduo. Poi abbiamo il secondo periodo, le cosiddette costituzioni, costituzioni provvisorie, la prima e la seconda. La prima, la definizione si deve a Calamandrei, la prima è quella del decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944 numero 151, dove si individua l'Assemblea Costituente. Il secondo è stato ricordato, 16 marzo 1946, numero 98, appunto quello attinente al referendum istituzionale. Che cosa ci dice Calamandrei, innanzitutto in un famoso scritto del 1945 sul ponte? Bene, individua nel decreto luogotenenziale del 1944 una sorta di costituzione provvisoria, anche se lui specifica ex post, la possiamo definire tale, perché nel momento dell'emanazione non veniva esplicitato questa vocazione di rottura rispetto all'ordinamento costituzionale previgente. Addirittura poi in un secondo scritto del 1950 Calamandrei invece enfatizza il senso del decreto luogotenenziale del 1944 e addirittura lo definisce come una sorta di atto fondativo del nuovo ordinamento democratico dello Stato italiano. E proprio sul punto della valenza del decreto luogotenenziale legislativo del 1944 si sono incentrate le riflessioni sia degli storici che dei giuristi a proposito proprio del tema continuità-discontinuità tra Statuto Albertino e Costituzione italiana. In breve, due nomi per velocità espositiva e anche per comodità li cito subito: Augusto Cerri e Meloncelli. Si tratta di due giuristi che giungono, come spesso avviene nel campo del diritto, a due conclusioni opposte nella tematica de qua, proprio facendo leva sul significato di questo decreto luogotenenziale del 1944. Cerri giunge a una conclusione di discontinuità, che poi possiamo dire è una valorizzazione di una riflessione di Crisafulli, cioè il re si ritira senza abdicare, viene definita una luogotenenza innovativa che rompeva con lo statuto albertino. Il luogotenente agiva per conto proprio e non in nome del re. Ecco, sulla base di questa, l'ho detta in modo molto breve e semplicistico, su questa considerazione un giurista come Augusto Cerri privilegia la tesi della discontinuità. Però un altro giurista, Meloncelli, arriva invece, tra l'altro della stessa area disciplinare, arriva invece a conclusioni opposte, vale a dire nel senso della discontinuità, facendo leva su alcuni principi della effettività e anche della incontestabilità, usa questa espressione, riferita alla fondatezza dei decreti legislativi luogotenenziali come fonte della Costituzione. Però qual era l'opinione di Crisafulli, cui accennavo poc'anzi? Nell'ambito ovviamente della teoria delle fonti, che però a questo punto assume una valenza essenziale, che la tesi di Crisafulli è che i decreti legislativi luogotenenziali difficilmente possono considerarsi, tra virgolette, continui rispetto alle prescrizioni dello Statuto e quindi et deoxatis
abbiamo questo è un, potrebbe essere decisivo ai fini della discontinuità. Manca il punto di raccordo, ecco, se vogliamo accontentarci di questo. Un altro storico mi ha colpito, che è Breschi, sostiene una sorta di semicontinuità, vale a dire sottolinea che tutto sommato questa transizione viene garantita e in qualche misura concordata, vale a dire un cambiamento sì radicale dell'ordinamento costituzionale che però sarebbe stato compiuto attraverso una copertura legale, appunto quella dei decreti luogotenenziali, che ne tutelava la continuità formale. Poi però da storico individua come punto di non ritorno il governo Bonomi, che non è più un governo del re, quindi viene meno l'articolo 65 dello Statuto Albertino, verrebbe meno, ecco, tutto l'impianto, cioè da come punto di non ritorno individua la formazione del governo Bonomi, ma credo che questo consesso sappia facilmente quali furono le circostanze che portarono alla formazione di quell'esecutivo. Quindi questo per quanto riguarda l'ordinamento costituzionale provvisorio. Poi abbiamo la Costituzione italiana. La Costituzione italiana, almeno su questo non ci sono problemi, e 1 gennaio 1948 entra espressamente in vigore. E qui mi piace riportare le opinioni di un costituzionalista che di recente si è, da un altro angolo di visuale, si è occupato di questa tematica, di Cosimo, il quale più che di continuità, ed è interessante, ci fa riflettere sulla comunità di destino tra Statuto Albertino e Costituzione italiana, cioè entrambe queste carte costituzionali scritte avrebbero subito da un lato un mancato rispetto effettivo, quindi, delle previsioni relative ai poteri fondamentali dello Stato. Quindi questo sarebbe un primo elemento, più che di continuità, direi di comunità di destino. Secondo, che è conseguenziale, una fase di allontanamento dal testo costituzionale, sia per la Costituzione, la Carta del 48, sia che è paragonabile a quello subito, ne abbiamo parlato abbondantemente questa mattina, dallo Statuto del 1948. Quindi una sorta di comunità di destino, sempre nell'ambito della dicotomia tra prescrizioni scritte, attuazione ed effettività delle disposizioni anche costituzionali. Brevemente, perché sennò il mio rettore mi sgrida, quanto agli altri tre punti, italiano costituzionale. Ecco, differenze evidenti sono ad esempio nella Costituzione italiana la mancanza di un preambolo, sappiamo che fu questione dibattuta in Costituente, la lingua dello Statuto Albertino che nonostante secondo me discutibili prese di posizioni fu scritto recenti, fu scritto in francese e poi tradotto in italiano, c'è un punto nei verbali del Consiglio di Conferenza seduta del 2 marzo 1948 in cui il Ministro dell'Interno dice bene, ed è scritto in francese il verbale, procediamo ora alla traduzione in lingua italiana. Secondo un costituzionalista di fine secolo Ottocento, Zanichelli fu anche mal tradotto in italiano. Fatto sta che da un lato i lessemi utilizzati nello Statuto Albertino sono ovviamente della classe colta dell'epoca, a differenza invece del linguaggio della Costituzione italiana, ce l'ha insegnato forse il più noto linguista italiano del dopoguerra, Tullio De Mauro, che ha fatto degli appositi studi, le parole usate nel testo della Costituzione 48, aggiungo io versione originale, le successive si vedono subito, ecco, anche per le modalità stilistiche, ecco, appartengono tutte al linguaggio di base. La maggior parte appartengono al linguaggio di base.
È curioso vedere che qualche sintagma anacronistico, già secondo me all'epoca dello Statuto Albertino, stralaticiamente è arrivato anche nella Costituzione del 1948. Pensate per esempio all'articolo 66 vigente della Costituzione italiana: le Camere verificano, apro le virgolette, i titoli di ammissione dei propri componenti, un'espressione molto retro che è stata travasata dallo Statuto Albertino, se volete dalla traduzione in lingua italiana dello Statuto Albertino. Forma di governo effettiva. Qui io lancio una provocazione, un sasso nello stagno, possiamo dire che il pendolo dell'effettività abbia fatto avvicinare sorprendentemente le forme di governo effettivo tra Statuto Albertino e Costituzione italiana. Lo sappiamo tutti, il testo formale dello Statuto Albertino delineava una monarchia costituzionale pura, poi, come ci ha spiegato l'amico Fabrizio Rossi, il pendolo si è spostato verso il Parlamento e quindi nella manualistica corrente si parla di monarchia, di monarchia parlamentare. Che cosa invece è avvenuto, soprattutto diciamo, a partire dall'ultima fase della storia repubblicana? La Costituzione delinea una forma di governo parlamentare, ma il pendolo dell'effettività ha molto rafforzato il ruolo del capo dello Stato. È la dottrina francese, non a caso, che ha definito l'attuale forma di governo dello Stato italiano una forma di governo parlamentare, sì, apro le virgolette, a correttivo presidenziale, no? Quindi il pendolo dell'effettività ha fatto molto avvicinare gli assetti con questa centralità, sovranità solenne quasi del capo dello Stato, di cui ad esempio non si può mai parlare male, direi dalla presidenza Ciampi in poi, che quindi ha assunto quasi, seppur nella differenziazione dei paradigmi, un assetto sovranistico di capo dello Stato. Ultima riflessione che voglio sottoporre alla loro attenzione è quella della continuità o meno ordinamentale, no? Sappiamo tutti, ormai va di moda, non tra i giuristi però, la distinzione tra prima e seconda Repubblica. I giuristi in genere contestano la fondatezza di questa differenziazione ormai entrata, direi, nel linguaggio corrente dell'opinione pubblica e implica tante cose questa distinzione, la confusione tra regime politico e regime costituzionale, la confusione tra sistema dei partiti all'inglese e così via. Però, ecco, se io dovessi utilizzare, ma lo dico anche in questo caso in modo un po' eretico, anche volendo gettare qualche sasso nello stagno, se io proprio dovessi utilizzare questa dicotomia, direi giornalistica, tra prima e seconda Repubblica, non fisserei il passaggio dall'uno all'altro assetto agli inizi degli anni 90, sappiamo tutti perché, correntemente si fa riferimento a questo, ma agli inizi degli anni 70. E vengo al tema di oggi, cioè a mio avviso fino al 1970 si è avuta una continuità non tanto ovviamente dello Statuto Albertino ma dell'ordinamento giuridico del periodo statutario, no? Anche per il famoso fenomeno ma non solo dell'inattuazione della Costituzione, l'ostruzionismo della maggioranza o per usare anche in questo caso un linguaggio di De Mauro, la renitenza alla Costituzione. Quindi fino al 1970, ben guardare, gli assetti, il diritto amministrativo, la mancanza della giustizia amministrativa di primo grado, perché vi era il Consiglio di Stato in unico e definitivo grado di giudizio, quindi una giustizia amministrativa debole, quindi il mancato decollo delle leggi regionali, l'assetto dell'istruzione, ecco la famosa legge sulla liberalizzazione degli accessi del 1969, l'attuazione dei referendum e della democrazia diretta del 1970,
lo Statuto dei Lavoratori è del 1970, cioè a mio avviso fino al 1970 continua l'ordinamento del complesso legislativo del periodo statutario, ovviamente con luci e ombre, perché possiamo dire che certamente si trattava di un assetto arretrato, ma magari qui ci vorrebbe il contributo degli storici dell'economia, qualcuno mi potrebbe dire se c'è stato il boom economico, lo sviluppo urbanistico e financo la costruzione delle autostrade si deve a quella inerzia, Follini direbbe l'inerzia democristiana, che certamente dobbiamo stigmatizzare laddove ha comportato un ritardo nell'attuazione della Costituzione, ma uno storico dell'economia un po' eretico mi potrebbe dire forse grazie a questa inerzia abbiamo potuto avere il boom economico e anche la lira premiata all'epoca come moneta più stabile. Ovviamente ho voluto concludere dicendo qualche eresia e spero di essere stato nei tempi. Grazie molte. Credo che non solo non hai detto qualche eresia, ma hai perfettamente centrato lo spirito di questa iniziativa, così come l'abbiamo immaginata con Parlato e con Andrea Ungari, cioè quello di fare un punto critico e propositivo su tematiche largamente percorse, ma come abbiamo visto da tutti gli interventi della mattinata e segnatamente dal tuo conclusivo, un allievo di Claudio Pavone come me sicuramente non può non aver apprezzato questo tuo intervenire criticamente sul tema della continuità e della discontinuità, e anche peraltro la citazione di Zanichelli, che è un personaggio di grandissimo interesse, era il corrispondente italiano della Revue de la République, cioè era una di quelle personalità europee del costituzionalismo particolarmente significative. Quindi appunto il tema di una ricostruzione sintetica e problematica di una vicenda che appunto fa risaltare un'Italia perfettamente inserita nel contesto europeo in cui il tema iniziale che Gianna ha, cioè la questione della specificità del caso italiano è stata discussa non nei termini tradizionali della deprecazione, della lontananza dai modelli o della imperfezione, ma è stata appunto discussa e verificata nelle sue proprie caratteristiche che ne fanno appunto un percorso assolutamente inserito nella complessa evoluzione degli ordinamenti giuridici e politici del mondo contemporaneo. E concludo quindi con come avevo iniziato, con un vivissimo ringraziamento agli amici e ai colleghi che sono intervenuti con le loro relazioni e a tutti coloro che ci seguono sui canali YouTube della nostra Università, della LUMSA e della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice. La scommessa alla fine in un tempo in cui fare storia politico-istituzionale è un esercizio non scontato e forse periferico rispetto ad alcuni trend della storia contemporanea, i quali non stanno portando, a mio avviso, da nessuna parte, chiusa la parentesi. Ecco, questo esercizio può contribuire, credo, ad un dibattito in cui c'è anche una sana dialettica, perché la dialettica fa parte del dibattito storiografico, ma credo che abbia poi anche quella valenza civile e culturale che, a nostro avviso, la storia, e soprattutto la storia politico-istituzionale, non può non avere, salvo abdicare alla propria funzione e diventare, in fin dei conti, irrilevante, cosa che appunto è il peggior male, l'irrilevanza.
Grazie quindi di cuore. Noi ci diamo appuntamento alle ore 15 per invece la sessione pomeridiana, che sarà sui nodi della vicenda repubblicana. Grazie a tutti e buon pranzo.